benvenuti alla presentazione del mio libro che ho pubblicato 8 mesi fa, è la prima volta che lo presento, però, perché vari problemi con la casa editrice, non arrivavano le copie, poi talvolta facevamo la presentazione e questa saltava per altri motivi, quindi insomma dopo 8 mesi riesco a parlare solo del mio libro, ma va bene. Quindi racconterò com'è nato e un po' la storia di questo libro, che un po' ripercorre la storia degli studi che ho fatto e come ho cominciato ad occuparmi quindi di delitti, massoneria, poteri occulti e quant'altro. È un libro che è nato per caso, come è nato per caso il blog che porta il mio nome. Per quanto riguarda il libro, diciamo che se chi vuole lo può acquistare all'entrata, ma siccome il costo non è indifferente, perché costa oltre 30 euro, tutti quelli che lo chiedono lo mandiamo gratis in PDF via mail a chi lo richiede all'indirizzo del blog. Anche perché in realtà questo libro non è altro che la raccolta di tutti gli articoli più importanti che sono usciti nel blog. Quindi diciamo che ogni articolo è un po' una tappa della mia vita di questi anni ed è una tappa delle ricerche che ho fatto in questa materia e delle ricerche che abbiamo fatto insieme ad altre persone, la mia collega Solange Manfredi, Stefania, eccetera. Quindi cominciamo a raccontare come ho iniziato a occuparmi di massoneria, stragi, delitti vari. Comincia nel 2005 la storia, quando conosco una ragazza che in quel periodo viveva in Nicaragua, Solange Manfredi, la quale era figlia di un avvocato torinese morto in circostanze misteriose, vale a dire ammazzato, qualche anno prima. Lei cercava la verità sulla morte del padre e soprattutto, siccome dopo la morte del padre gli avevano sottratto tutti i beni che aveva, andava alla ricerca di questi beni, in particolare doveva recuperare circa 200 miliardi di lire dell'epoca che erano depositati in una banca svizzera, 240 miliardi per l'esattezza. Io, sentita la sua storia, le dissi: guarda, i mezzi economici e le possibilità, le capacità per una vicenda del genere non ce l'ho, però se tu vuoi, poi, visto che lei era laureata in legge, dico, vieni nel mio studio, fai pratica nel mio studio e te li cerchi da te con tutto l'aiuto nostro, però comunque lavori per te stessa, perché fino a quel momento tutti gli avvocati precedenti in qualche modo avevano rinunciato al mandato, avevano lavorato contro i suoi interessi, quindi sostanzialmente non era riuscito a recuperare niente. Io inizialmente pensavo di occuparmi di una vicenda normale, di mafia, di sì, poteri occulti, di poteri molto potenti che hanno il potere di condizionare la società, sicuramente. Pensavo di correre dei rischi, senz'altro, ma non immaginavo che avremmo scoperto quello che poi abbiamo scoperto in questi anni. In particolare, Solange aveva, quando morì il padre, aveva trovato in un cassetto segreto del suo appartamento centinaia e centinaia di pagine di documenti massonici, oltre al tesserino massonico del padre, oltre a una serie di altri documenti che provavano l'affiliazione massonica del padre, provavano collusioni massoniche, rapporti trasversali illeciti, anche tra magistrati, avvocati, personaggi in particolare del mondo torinese. In più c'erano questi documenti massonici che servivano, l'avremmo capito però dopo qualche anno, perché all'epoca non eravamo in grado di leggere adeguatamente questi documenti, provavano sostanzialmente i meccanismi interni della massoneria, della cosiddetta massoneria deviata, non di quella regolare. Ad esempio, trovavamo un documento in cui si diceva chiaramente come c'era un'organizzazione massonica, abbiamo pubblicato poi online questo documento, composta solamente da magistrati, avvocati, professori universitari in materie giuridiche, cancellieri, ufficiali giudiziari, cioè tutti i personaggi provenienti del mondo giudiziario per condizionare l'esito di processi. Quindi cominciamo a occuparci di queste vicende. Nel frattempo la mia collega
Siccome aveva vissuto in Nicaragua, che è terra di latitanti, aveva conosciuto un brigadista rosso, Manlio Grillo, un ex brigadista rosso, che stava lì in Nicaragua e decise di confessargli una serie di cose per scrivere un libro. Quindi mentre venne, quando venne a fare pratica nel mio studio, fu anche testimone di un processo che si aprì a seguito delle dichiarazioni di questo brigatista, di questo Manlio Grillo. Fu un periodo particolare, tra minacce, problemi vari, tentativi di recuperare questi soldi che non si riusciva a recuperare, insomma una serie di vicende abbastanza particolari. Ma io adesso racconto solo le cose più rilevanti, no, di tutta questa parte della vicenda. Uno degli episodi che più mi colpì e che mi servì molto per capire il sistema in cui viviamo era questo: un bel giorno Solange aveva ricevuto già una serie di minacce diverse, ne ho ricevute molte io, molti miei colleghi di studio. Un bel giorno trova un proiettile sulla macchina, proiettile da caccia. Allora va alla questura e dice: scusate, ho trovato questo, credo che sia una minaccia, forse devo sporgere denuncia. A quel punto si mobilitò tutta la questura, col questore in prima persona, che gli offrirono un servizio di protezione e quindi avevamo sostanzialmente, abitavamo in casa insieme, in una villa in cui io abitavo al piano sopra e lei al piano sotto. Quindi la nostra casa da quel giorno usufruì di un servizio di protezione della Digos. Ora, questo servizio di protezione fu uno dei primi misteri della mia vita, perché fu la prima volta che io quindi vivevo la situazione di protetto e vedevo che questi, sapete come ci proteggevano? Ogni ora, ogni due ore passavano e suonavano: tutto bene? Quindi, sì, arrivederci. Poteva essere con una pistola puntata al fianco, poteva, se poi non rispondeva andavano via. E mi ho detto: ma Solange, disse, ma che cazzo di protezione è questa? Ma come ci proteggono? Boh, disse lei, ma che ne so, ma forse lo faranno tanto per facciata, per far vedere. Ma comunque abbiamo detto: vabbè, prendiamo il vantaggio di questa situazione, almeno i ladri stanno lontani e quindi lasciamo sempre le macchine aperte, le porte aperte, tanto eravamo tranquilli, almeno abbiamo questo vantaggio qua. Dico, almeno dei ladri saranno comunque sicuramente scoraggiati. La prendevamo un po' così a ridere. Altra particolarità di questo servizio di protezione: un giorno trovo, torno a casa tardi, verso le 10:30, trovo i cani di Solange, che ha due cani di grossa taglia da difesa con cui dorme in camera, e li trovai fuori e dissi: no, c'è qualcosa che non va, lei sta sempre con i cani. Quindi entrai in camera e la trovai riversa sul pavimento, svenuta. A quel punto chiamai il 118, arrivò l'ambulanza, la portarono all'ospedale, risultò che era stata avvelenata. L'indomani abbiamo detto: qui c'è qualcosa che non va, questi sono entrati, ti hanno avvelenato e ti hanno avvelenato con la Digos che ci proteggeva, ma questi sono degli incapaci, quindi evitiamo di andare alla Digos, abbiamo detto. Andiamo a parlare con invece un funzionario di polizia di cui ci fidavamo, che però stava nello stesso palazzo della Digos, purtroppo. Quindi quando siamo arrivati nell'ufficio della questura, alcuni agenti della Digos dissero: che fate qui? A quel punto non eravamo preparati, insomma gli abbiamo detto quello che era successo, ci presero, ci prelevarono, ci portarono di sopra e ci interrogarono su questa vicenda che secondo loro meritava tutta la massima attenzione. Bene, dopo tre ore di interrogatorio serrato di Solange, interrogano anche me e la conclusione fu che Solange si era avvelenata da sola. Io probabilmente gli prestavo il fianco e la proteggevo e non volevo ammettere che lei si era avvelenata da sola per farsi bella, non lo so, forse per farsi pubblicità, poi non si sa che tipo di pubblicità, visto che tanto questi fatti non venivano mai a conoscenza di nessuno, non è che andavano a finire sul giornale. Insomma, quindi ebbi uno scontro feroce con la Digos e con il capo della Digos di allora, e a un certo punto dissi: sentite, cominciando a litigare, perché dissi: sentite, voi fate pure le vostre indagini come vi pare, giusto che diffidate di tutti e dubitate prima di tutto di noi, va bene, però fate anche altre indagini in altre direzioni, perché siete voi che ci avete, che gli avete, anzi a Solange,
che gli avete proposto questo servizio di protezione, se indagate solo nella direzione di noi che ci siamo autoavvelenati, non andiamo da nessuna parte, insomma. C'è un pericolo personale o no? Se c'è, indagate pure in altre direzioni, poi controllate pure la sua vita, scandagliatela, vedete se si droga, se è un tipo che è il caso che magari potrebbe fare una cosa del genere. Qualche giorno dopo, no, prima arriva un altro fatto. Insomma, capivamo sostanzialmente che a Viterbo nessuno avrebbe potuto aiutarci in queste vicende. Un giorno capita la persona che forse ci può aiutare. Capiamo che finalmente troviamo la persona che sembra adatta a capire queste situazioni. Chi? Il pubblico ministero Giancarlo Caselli parte da Palermo, dismette l'incarico e va a Torino, torna alla procura di Torino, dove per tanti anni era stato assente, perché era stato a Palermo a processare Andreotti. Abbiamo detto, cavolo, questo magistrato che sicuramente saprà il fatto suo, avendo processato Andreotti, sicuramente una persona in gamba, perlomeno ci darà un consiglio. Quindi che faccio? Porto tutti i documenti massonici, tutte le prove di collusione anche di magistrati, avvocati torinesi al giudice Caselli in una scena, sapete, nei film il protagonista parte incognito col cappello sopra, stacco la spina del cellulare per non farmi seguire, cambio strada, faccio una serie di cose perché insomma l'avevo vista nei film, quindi mi sembrava insomma che potevo sfuggire così ai cattivi che mi inseguivano. Arrivo alla procura di Torino, per fortuna non trovo il pubblico ministero Caselli e trovo un funzionario serissimo, correttissimo, che mi riceve e vede questi documenti, sbiancò e disse: ma io questa cosa, ma oddio, ma che devo fare, ma che cosa, cioè una cosa di dimensioni grosse. Dico sì, ma lei non si preoccupi, comunque quando arriva il pubblico ministero gli consegni questi documenti e vedrà che lei non dovrà temere per la sua vita. Ovviamente non esca dalla procura fino a che non arriva il PM, poi la palla bollente se la prende lui, insomma c'è una scorta di 45.000 cristiani attorno, insomma, quindi comunque saprà come comportarsi. Bene, torno a Viterbo, qualche tempo dopo, due fatti particolari, ci sabotano la moto. Ora, noi avevamo ancora la Digos che ci proteggeva, tra virgolette. Mi accorgo che mi sabotano la moto perché? Perché una mattina parto insieme a Solange, avevamo due moto nuove, tutte e due, io con la mia moto, lei con la sua. Lei sente un rumore strano nella moto, partendo dice: ma forse gli devo dare una controllata. Teniamo presente che una settimana prima, ancora una volta, avevo avuto la moto sabotata perché mi era partito il bullone della ruota posteriore. Per un pelo, sostanzialmente, se non c'era un gruppo di motociclisti che notò questo particolare del bullone mancante, io probabilmente sarei andato a finire per terra. Quindi c'era già stato questo episodio. La settimana dopo io parto insieme a Solange, ci separiamo e dopo qualche centinaio di metri a me parte lo sterzo della moto che mi si stacca proprio dall'asse e vado a finire per terra. Fortunatamente andavo piano, anzi ero in fase di rallentamento, cado sull'erba, peraltro, avevo tutte le protezioni da moto, a parte il casco, ma comunque la tuta da moto con tutte le protezioni laterali, quindi non mi faccio sostanzialmente niente. A quel punto però capisco, telefono a Solange, gli dico: Solange, occhio, perché l'altra settimana abbiamo avuto questo bullone, ora abbiamo di nuovo la moto, questa volta però con lo sterzo, c'è qualcosa che non va. Infatti lei andò subito dal meccanico, il meccanico gli disse: guarda che ti stavi per perdere la ruota posteriore. Il tutto con la protezione della Digos. Quindi non siamo andati a denunciare la cosa alla Digos perché avevamo capito che era inutile, insomma, poi sicuramente ci avrebbero detto che noi curavamo poco la manutenzione della moto. Che succede però? Nel frattempo io, siccome come avvocato curo delle riviste giuridiche online, collaboro con dei siti, ogni tanto scrivo degli articoli che, diciamo, la ditta per cui lavoro me li giudicava un po' troppo pesanti. A un certo punto mi ha detto: senti, ma mi hai rotto le palle con questi articoli in cui attacchi questo, che è stato, fai una cosa,
apri un sito tuo, te lo apriamo noi, così ti togli dalle scatole. Gli articoli più pesanti di Repubblica Italiana furono anche carini in qualche modo, no? Me lo dissero in modo affettuoso. Io non dico, ma che ci faccio con un sito mio? Dai, ah, te lo apriamo, insomma, alla fine me lo aprono. E io dico, vabbè, mi hanno aperto sto sito, allora vado da Solange e gli dico, senti Solange, io non ho nessuna intenzione di mettermi a pubblicare, a fare cose di questo tipo, perché non... ogni tanto ho scritto qualche articolo, ma non ho intenzione di dedicarmi. Cioè, tu però sei molto appassionata di stragi, delitti, eccetera, usalo te, cioè mettici tutti i materiali che ti pare e comincia a pubblicare. E così fa, Solange comincia a pubblicare una serie di articoli. Ogni tanto però ho qualche interesse anch'io, quindi in questo settore, quindi soprattutto che cosa mi interessava? Mi interessava questa cosa degli incidenti, cioè io volevo capire come e perché per eliminare due persone si deve scegliere la stessa modalità identica nello stesso giorno. Cioè a me non mi tornavano i conti. Con quell'incidente che avevo avuto, dissi a me stesso, questi ci vogliono in qualche modo far del male, eliminare o intimorire perlomeno. Però non è normale che si elimini una persona facendogli avere lo stesso incidente contemporaneamente. La cosa più logica sarebbe che oggi io ho un incidente e dopo un mese ce n'è un altro tu di tipo diverso, così nessuno sospetta nulla. Ma se moriamo tutti e due nello stesso giorno, con lo stesso, con la stessa modalità, cioè cadendo dalla moto, beh, forse qualcuno può sospettare. Quindi che avevo fatto? Avevo cominciato a fare una ricerca su i testimoni delle stragi e dei delitti importanti della storia giudiziaria italiana e avevo visto che le morti di questo tipo erano tante. Per esempio mi colpì due fidanzati, Mauro Manucci e Simona Acciai, che erano morti nello stesso giorno, nella stessa ora, contemporaneamente, uno in moto e uno in macchina. Nello stesso momento praticamente lei in auto piomba dalla scarpata, lui invece, il fidanzato, con la moto si schianta contro un albero. E questo fu un episodio che mi ha colpito. L'altra cosa che mi ha colpito, la sistematica eliminazione di tutti i testimoni di Ustica con modalità singolari. Anche lì abbiamo incidenti di moto e di macchina, macchine e moto che escono dal rettilineo all'improvviso e hanno incidenti inspiegabili. Noto poi come due dei testimoni periranno nella tragedia di Ramstein in Germania scontrandosi nell'incidente delle frecce tricolori, quell'incidente famoso che fece 69 morti. I due piloti che si scontrarono erano appunto testimoni di Ustica, avrebbero dovuto testimoniare 15 giorni dopo davanti al magistrato. Mi colpisce sempre riguardo gli incidenti di moto e di macchina il carabiniere Placanica, il carabiniere coinvolto nei fatti del G8, quello che si dice abbia sparato a Carlo Giuliani, processato per la morte di Carlo Giuliani, il quale ha un incidente in un rettilineo e lui dice mi hanno sabotato la macchina perché ho perso il controllo della macchina. Mi colpisce altresì anche l'incidente capitato a un magistrato, Clementina Forleo, che forse voi ricorderete perché ancora adesso ogni tanto se ne parla. Allora lei che fece? Perse i genitori in un incidente di auto, l'auto sbanda all'improvviso e va contro un camion in un rettilineo. La cosa particolare è che i genitori muoiono ad agosto e lei a febbraio era stata avvisata con un biglietto: i tuoi genitori moriranno in estate. La cosa che mi colpisce è che lei dice no, è stato un caso, non credo che sia, diciamo, che i miei genitori siano morti in un incidente voluto. E io dico, ma come fanno a collegare queste cose? Qualche tempo dopo lei ebbe un altro incidente con il fidanzato, col marito, adesso non ricordo, e lì capì che qualcuno c'era con lei. E capì che anche l'incidente dei genitori non era casuale. Insomma, avevo cominciato a cercare la logica sottesa dietro a questi incidenti, dietro a questi delitti, e dicevo, ma chi è che opera in questo modo? Chi può fare queste cose? E con che logica? E soprattutto, perché non si preoccupano di nascondere la verità, cioè di non far morire queste persone con modalità meno eclatanti? Bene, mentre facevo queste ricerche mi occupo anche dei morti sospetti nei delitti del mostro di Firenze. Perché? Perché sostanzialmente è un'intuizione, siccome il padre di Solange a un certo punto sospettammo che dovesse essere nell'organizzazione che in qualche modo si diceva essere collegata ai delitti del mostro di Firenze. Come lo sospettammo?
Semplicemente un giorno mi arriva una mail anonima che mi dice: avvocato, lavorando su queste cose lei dovrebbe leggere il libro di Gabriella Carlizzi, Gli affari riservati del mostro di Firenze. Mail anonima, non c'era il destinatario, cioè la mail mi arrivò sul mio desktop, ma non riuscii a risalire neanche all'indirizzo, perché se io cliccavo su rispondi mi veniva fuori il destinatario sconosciuto. Allora ho detto: ma perché dovrei leggere questa cosa? E poi era scritta in un tono, in un modo che mi colpì abbastanza. Allora che feci? Feci una ricerca di questo libro e vidi che era introvabile, era sparito dalla circolazione. Ci misi un po' di tempo, ma alla fine lo cercai, lo trovai. Me lo dette un mio amico che era il direttore poi di disinformazione, Marcello Pamio. Lo lessi e non ci capì niente, veramente. Cioè, qui in sala il marito di Gabriella, Carmelo, che adesso riderà un po' sotto i baffi. Lì per lì non ci capì niente. Solange mi disse: allora, che è questo libro che dice? Ma guarda, io non è che ho capito molto, fa una serie di collegamenti un po' troppo complicati per me, però ho capito che c'è dietro al mostro di Firenze un'organizzazione complessa che si chiama Ordine della Rosa Rossa. Dice: ah, e qual è il particolare di questa organizzazione? Ma dice che prende firma tutti i delitti con una rosa. Rose mandate ai familiari delle vittime, rose sul luogo del delitto. A quel punto la mia collega sbianca, dice: ma allora ecco perché quando è morto mio padre ho trovato una rosa sullo zerbino la mattina, ma il suo palazzo aveva il portiere ed era, siccome era un palazzo di gente molto altolocata, nello stesso palazzo suo abitava a quell'epoca Umberto Agnelli, quindi c'era addirittura il servizio di scorta sotto, armato. E come hanno fatto a entrare? Io dissi: beh, ho pensato sarà un innamorato molto gentile che mi ha messo questa rosa. E lì per lì l'aveva presa così. Dice: però mi ricorderò sempre questa particolarità, perché mi domandai come hanno fatto entrare nel palazzo superando la protezione, chi me lo poteva aver messo. Dice: ma quindi allora quella poteva essere una firma. E poi si ricordò, insieme al fratello, che il padre scrisse, o la madre, adesso non ricordo, ai funerali dissero che non volevano fiori e invece sulla bara furono deposte delle rose rosse. E allora loro si domandarono: ma chi l'ha messa? E non si seppe da dove arrivavano queste rose rosse. A questo punto abbiamo detto: ma voi vedete che quindi era collegato con questa vicenda del mostro di Firenze. Faccio una serie di ricerche che adesso non vi dico perché per annoiarvi. Capisco che molte persone che erano collegate ai delitti del mostro di Firenze in qualche modo erano collegati col padre Solange e ne erano amici. Allora ho detto: ma se l'organizzazione è questa e se questi eliminano la gente con incidenti, con cose, ma puoi vedere che io, se mi leggo i libri sul mostro di Firenze, trovo l'eliminazione sistematica di tutti i testimoni con la stessa modalità. Quindi mi misi a leggere un po' tutti i libri relativi al mostro di Firenze e mi resi conto che in effetti trovai circa 40 testimoni eliminati con incidenti stradali, impiccagioni sospette. Lo stesso Facciani morì in circostanze assolutamente misteriose, il commissario Giuttari che fece le indagini diceva che era un assassino, insomma. A quel punto decisi di fare un articolo e scrissi Il mostro di Firenze, quella piovra che si insinua nello Stato. In questo articolo, che quindi trovate nel libro, io sostanzialmente faccio l'elenco di tutti i testimoni morti in circostanze misteriose, dicendo: beh, signori, il succo di questo articolo era: se ci sono tutti questi testimoni morti in queste circostanze, non veniteci a raccontare che è un serial killer isolato. Queste sono tecniche, queste di eliminazione di testimoni, da servizi segreti. Quindi, se ci sono i servizi segreti dietro, vuol dire che dietro a questi delitti ci sono pezzi dello Stato. Mi sembra una conclusione assolutamente logica. Mi sembrava anche banale, in realtà, come conclusione, nel senso che chiunque penso che possa arrivare alla stessa conclusione, no? E invece dietro a questo articolo notai che si mosse un bel casino. Cominciò ad avere avvicinamento di personaggi strani, minacce particolari. Mi ricordo che arrivò un sms sul mio cellulare con Paolo Franceschetti, un sms che mi comparve sullo schermo e poi scomparve. Paolo Franceschetti, nato 17/4/1965, morto, adesso non mi ricordo più manco la data, insomma, cioè dopo qualche giorno. E, ovviamente sono ancora qui, quindi, insomma, non era, però mica cavi abbastanza sotto, insomma, all'epoca.
E a quel punto è lì, fu lì che conobbi Gabriella Carlizzi. Mi telefonò e mi disse: guardi, io sono Gabriella Carlizzi, mi sono occupata molto del Mostro di Firenze, ci potremmo incontrare, abbiamo delle cose sicuramente interessanti da dirci. Beh, non mi riscorderò mai quella data, era il 23 dicembre del 2007 e quindi andammo a Roma, io e Solange, in quello che fu un incontro che ribaltò completamente la mia vita. Ribalterà anche tutte le ricerche successive che io farò sul blog e mi proiettò in un mondo quasi da incubo, nel senso che ci trovavamo di fronte questa signora carina, disponibile, affabile, gentile, e cominciamo a parlare, come vi siete occupati di queste cose. A un certo punto disse: comunque ora devi stare attento Paolo, perché dovete stare attenti, diciamo, perché sicuramente cercheranno di farvi del male. E io dissi: scusa, ma perché cercano di farci del male? Cioè, non abbiamo fatto nulla fino adesso, abbiamo fatto tutte denunce che erano passate assolutamente inosservate, nessuno ci sarà mai filato, il recupero dei soldi in banca di Solange era nulla di fatto, quindi dico: ma a chi diamo fastidio? Mi disse: date fastidio alle stesse persone che vi seguono da anni e vi tengono sotto controllo, perché fino adesso voi siete stati sotto controllo di quelle stesse persone che, diciamo, in qualche modo combattete e ce le avete accanto ogni momento. Però purtroppo nel momento in cui apri un blog e cominci a diffondere notizie, a quel punto diventi pericoloso perché sei fuori controllo e ti devono eliminare. E io dissi: beh dai, su Gabriella, mo non esageriamo, mo addirittura controllati dalle stesse persone che abbiamo contro, guarda, gli abbiamo detto: cara Gabriella, tu non sai, noi abbiamo un servizio di protezione da parte della Digos, noi siamo fighi. E Gabriella disse: ah sì? Avete un servizio di protezione della Digos? E chi pensi che sia entrato ad avvelenare Solange? Io dissi: ma come chi pensi che sia entrato? Ma che voi stai dicendo? Scusa, ma chi pensi che tu abbia sabotato le moto? Rimanemmo cioè, un po' scioccati. Cioè, ma stai dicendo che sono stati loro? Ma tesoro mio, fece, guarda, forse non hai capito che i servizi di protezione servono per controllare le persone e servono per eliminarle al momento giusto, non servono per proteggerle. In effetti quadrava, perché chi poteva avvicinare, poi mi disse: ma chi è che poteva avvicinare Solange con i cani che non hanno abbaiato? È vero, non ci avevamo pensato. Chi poteva avvicinare Solange senza che i cani abbaiassero e l'avvertissero, se non persone che venivano tutte le mattine e che i cani conoscevano e che individuavano come amici? Eh già, il servizio di protezione della Digos. Beh, dissi: comunque, vabbè, comunque non esageriamo, mo dire che abbiamo fatto solo mosse sbagliate e solo ciò che faceva comodo a loro mi sembra esagerato. Guarda che noi abbiamo fatto anche una mossa molto importante, siamo andati a portare tutti i documenti al giudice Giancarlo, al pubblico ministero Giancarlo Caselli. Ah, disse: sì, ti posso dire io come ti ha risposto il PM Caselli? Dico: sì, dimmi. Senti, ma non è che ti ha mandato una lettera di archiviazione relativamente all'esposto che hai fatto, che era firmato in verde, con un cordialmente finale scritto a mano in verde? Su carta intestata della procura, sì, ma scritto parte a macchina e parte a mano in verde. E dico: sì, effettivamente, sì. E beh, disse: quella è la condanna a morte della Rosa Rossa, tu sei andato a portare i documenti a uno dei massimi vertici della stessa organizzazione di cui voi vi state occupando. Ecco, a quel punto ho avuto un attimo di smarrimento, diciamo, e mi sono dovuto sdraiare su un divano che aveva una specie di lettino da psicanalista, che non so come stesse lì, ma mi sono un po' sdraiato perché ho detto: no, qui effettivamente mi sono precipitato in un mondo da incubo. Poi mi ricorderò sempre, visto che tanto racconto aneddoti, Carmelo, mi ricorderò sempre la scena di Solange e tua moglie, che mi prendevano anche in giro, cioè mi dissero: ah, sti uomini, non gli puoi dire che lo ammazzano, che subito, ecco lì, si mette, si sdraia sul lettino, sono dei smidollati, ma sì, questi uomini ormai, oggi, tra tutte e due, io li avrei preso una
un bastone, gli aveva dato sulla testa a tutte e due. E vabbè, a quel punto gli dissi: ma questa cosa sembra una cosa da fantascienza, cioè, ma se, se quello che dici è così, vuol dire che viviamo in una realtà da Matrix. E lei mi disse: sì, certo, viviamo in una realtà da Matrix. E disse: ma manco Dan Brown ha immaginato uno scenario del genere? Lei mi disse: no, certo che non l'ha immaginato, perché se un romanziere mettesse in un romanzo la verità, guarda che farebbe una brutta fine, perché la verità non si può mettere in un romanzo, la realtà è supera di molto la fantasia. Dice: guarda, adesso io ti dirò come funzionano le cose, ti dirò come vanno le cose nel mondo e tu lo saprai, solo che non lo potrai dire, perché tanto ti prenderebbero per pazzo, quindi tu ti terrai per te le cose e farai uscire solo una parte delle notizie, quelle che si possono dare in pasto alle persone. Ma adesso ti spiego, e ci spiegò brevemente alcune cose importanti. Mi disse ad esempio come la Rosa Rossa era dietro a molti delitti che c'erano in Italia, da Erba, Cogne, il mostro di Firenze e addirittura il delitto Moro, e mi disse come questa organizzazione firma i delitti e li firma appunto con questa rosa sul logo del delitto. Quindi noi troviamo la rosa nel delitto Moro, nel delitto di Erba, nel delitto di Cogne, e fra poco ne parlerò meglio. Vabbè, inutile dire che uscita quella giornata che ero completamente stravolto, e da lì la mia vita in effetti fu stravolta. Perché? Perché da quel momento in poi io cominciai a mettermi alla ricerca di ulteriori informazioni su questa organizzazione che si chiama Rosa Rossa. Cercai di capire meglio il sistema in cui vivevamo, sperando ovviamente che Gabriella Carlizzi avesse torto, cioè speravo di dire: vabbè, ma magari ho incontrato una matta, insomma, speriamo, che mi rendo conto che la realtà non è così. Purtroppo non fu così, perché più andavo avanti più mi rendevo conto che Gabriella aveva ragione e che le informazioni che mi hanno dato erano corrette. Scusate, controllo l'orologio per vedere quanto tempo abbiamo, perché voglio raccontare alcuni aneddoti, ma non so bene quali poi magari racconterò, e voglio dare abbastanza spazio poi alle domande della parte finale. Beh, diciamo che l'incontro con Gabriella forse mi salvò anche la vita, allora, almeno per come la vedo io. Perché? Perché effettivamente, come lei mi aveva predetto, avrebbero cercato di eliminarmi dopo qualche giorno. Solo che me ne accorsi in tempo, e questa volta me ne accorsi grazie a quello che Gabriella mi aveva dato, grazie all'indicazione che mi aveva dato. Perché mi ricordo che dovevo andare a Modena a incontrare Gabriella, che mi doveva dare ulteriori informazioni sulla Rosa Rossa. Era il 2 gennaio del 2008 e ci dovevamo vedere alle 11 del mattino del 3. Era il 2, io avevo lavorato in studio, avevo deciso di partire la mattina presto, invece poi ho cambiato idea, quindi sono partito all'improvviso. Non l'avevo avvertito nessuno, avvertì solo Solange all'ultimo momento, gli dissi: guarda Solange, io vado. In una notte da incubo che mi ricorderò per tutta la mia vita, perché c'era un'atmosfera particolare, un classico, diciamo, atmosfera da film horror, con vento, neve, pioggia. In più c'era una mia ex ragazza che aveva un po' un dono della sensitività, quindi quando ero in pericolo mi telefonava sempre, mi avvertiva, che mi telefonava e mi diceva: non partire perché sento che sei in pericolo. E io dissi: ma guarda questa qui, sì, che non mi vuole far partire, perché pensavo che fosse gelosa di un'altra ragazza che abitava da quelle parti. Pensavo: guarda tu, sta scema, che mo perché è gelosa dice che sente il pericolo, mo si inventano pure queste stronzate, ragazze. E invece partì, però effettivamente mi sentivo seguito. Adesso ve la faccio breve. Arrivai in un albergo a Modena, e prima avevo scelto altri due o tre alberghi, ma ogni volta vedevo degli strani movimenti. C'erano delle macchine che si avvicinavano insieme a me. Teniamo presente che erano le 10:30 del 2 gennaio, quindi non è che c'erano molti movimenti sugli alberghi nell'Appennino che avevo cercato.
e quindi con persone che uscivano da queste macchine mi sembrava, dico, ma forse sono troppo paranoico, però meglio che scappo, facevo, e insomma, andavo via. Arrivo in un albergo, a Modena, e mi sembra rassicurante, tranquillo, un bellissimo albergo con tutta una vetrata che invece di avere le pareti praticamente è un'immensa vetrata da cui si vede dentro, ok. Quindi entro, era mezzanotte circa, in quel momento entra un'altra persona insieme a me, in tuta mimetica. Mi ricorderò sempre tuta mimetica e scarpe da ginnastica argentate, non so perché. Chiesi una stanza, anche questo chiede una stanza, e io dissi, porca puttana, ma questo proprio qua deve venire adesso. Poi fosse stato uno, che ne so, un padre di famiglia, uno come tranquillo, ma a me mi sembra, insomma, era proprio uno che non era cianciale, molto rassicurante. Ha detto, vabbè, dai, non siamo paranoici, saliamo in camera lo stesso. Quindi entro nell'ascensore con questo soggetto, entriamo, abbiamo due stanze affiancate, prendiamo, io entro nella stanza, mi spoglio, mi metto a letto, a un certo punto mi accorgo che c'è un quadro davanti a me, una rosa rossa enorme, dipinta così, e sotto c'era una scritta in latino: mi cerchi lontano ma ti sono vicino, negli anni futuri molte volte ancora mi troverai sul tuo cammino. Mi sono cacato sotto e sono scappato. Quindi mi sono rivestito, sono sceso di corsa giù alla reception, ho detto guardi vado, ma ci è stato solo mezz'ora, una cosa urgente, guardi, ma ne facciamo uno sconto, no guardi lasci perdere lo sconto, basta che me ne vado, insomma mi ridassi i documenti e me ne vado, ho pagato e me ne sono andato. Poi qualche anno dopo, l'anno dopo sono ricontrollato l'identità di questa persona, ma vabbè, lasciamo perdere, insomma, diciamo, a quel punto telefono a Gabriella, gli dico, Gabriella, è successo questo e quest'altro, e lei mi dice, beh, certo, come coincidenza è un po' strana, vieni a dormire nell'albergo dove siamo noi, che sei più tranquillo. Quindi, fortunatamente, Elisa mi rispose, verso mezzanotte e mezzo, che disse, signore, fa che la Carlizzi sia sveglia, infatti era sveglia, per fortuna, e mi disse appunto vieni qui, e io sollevato andai a dormire nell'albergo suo, e poi l'indomani abbiamo avuto un colloquio, ma lasciamo perdere insomma come andò quel colloquio, finimo per litigare in altro ci menavamo, comunque vabbè, questo fa parte del mio tormentato, diciamo, rapporto con Gabriella Carlizzi, a cui poi ho dedicato il libro che è uscito, perché effettivamente questo libro non si deve se non a lei, perché non sarebbe mai nato senza di lei, e senz'altro anche tutte le ricerche che ho fatto successivamente non ci sarebbero state senza di lei. Però avevamo un rapporto un po' conflittuale, insomma, certe volte, insomma, certi bei litigi abbiamo fatto. E vabbè, quindi però io in quell'occasione ritengo che in effetti mi avesse salvato la vita, perché io non avrei mai notato ovviamente la rosa nella camera, e non sarei mai, cioè probabilmente sarei rimasto lì tranquillo a dormire, e solo dopo qualche mese scoprirò che le date in cui questa organizzazione dà la morte sono date particolari. Bisogna fare la somma dei numeri della data, si chiama la somma teosofica, e quando la somma teosofica dà 13, che è il numero della morte, non a caso nei tarocchi la 13ª carta è la morte, quello è il giorno dell'assassinio, del rompicoglioni, le cose. Infatti la data del 2/8, del 2 gennaio 2008 era 13, appunto, e all'epoca non lo sapevo, quindi era un ulteriore particolare che mi avrebbe dovuto indurre a fuggire. Tra l'altro poi parlai l'indomani con un mio amico poliziotto e mi ricordo, ah no, anche con Gabriella, che gli disse, ma Gabriella, ho l'impressione che questo era lì per me, non mi ricordo se Gabriella o sto mio amico mi dissero, ma questo qui aveva la valigia? Beh, dico no, effettivamente era senza valigia, ma allora era lì per te, perché chiaramente è difficile che uno prenda una camera e dice avete una camera e non c'ha la valigia appresso, no? E dissi, vabbè, ma perché è venuto con me ed è entrato con me nell'albergo? Non mi ricordo anche qui se Gabriella o questo amico mi risposero, beh, per un motivo molto semplice, perché l'unico modo per sapere il numero della stanza era quello di entrare insieme a te, altrimenti se fosse entrato dopo avrebbe dovuto chiedere il numero della stanza alla reception, ma forse non gliel'avrebbero data. Quindi è entrato insieme a te, sapeva qual era la stanza tua, e quindi ti sarebbe venuto a fare una visitina la notte, insomma. Questo probabilmente era quello che mi doveva succedere quella notte, e questo io credo di dovere a Gabriella, che in
in qualche modo mi sono salvato. Bene, a quel punto quindi comincia la mia ricerca relativa all'organizzazione della Rosa Rossa. La prima cosa che feci è vedere se aveva ragione o no Gabriella a dire che ci sono i simboli dell'organizzazione dietro a tutti i delitti. I simboli, mi disse Gabriella all'epoca, sono o la doppia R, che sta per Rosa Rossa, o sta per una rosa sul luogo del delitto, oppure nel nome del luogo, talvolta anagrammato. Lo puoi trovare in varie forme, talvolta non c'è una rosa ma c'è un giglio che è l'equivalente della rosa per loro, per un motivo molto semplice, perché questa organizzazione si basa sul simbolismo ebraico e in lingua ebraica la parola Sosan significa giglio ma anche rosa. Sosan, da cui poi il nome Susan. Allora ho cominciato e ho detto va bene, vediamo. Nel delitto di Erba abbiamo la rosa? Beh sì, è la stessa omicida che si chiama Rosa Bazzi, peraltro coniugata con Olindo Romano, Rosa Romano, RR. Non solo, ma tra l'altro in effetti approfondendo bene questo particolare del nome scopro che non si chiama Rosa, si chiama Angela. Sono i giornali che hanno detto che lei si chiama Rosa. Quindi Rosa sarebbe il secondo nome, quindi sarebbe corretto chiamarla Angela Bazzi, non Rosa Bazzi. Cogne. C'è la Rosa? C'è questa organizzazione della Rosa Rossa che nasce da, come organizzazione, come costola dei Rosa Croce, poi scoprirò in futuro. Vediamo se c'è. Cerco, veramente per mesi non l'ho trovata. Se non che poi scopro invece che non solo Cogne, il delitto di Cogne non avviene a Cogne, ma avviene a Montreux, Monte Rosso, e è a poche centinaia di metri in linea d'aria Cogne con il Monte Rosa. Qualcuno dice no, ma non è proprio vicino, bisogna fare qualche chilometro di strada. No, ma energeticamente per loro è una montagna, peraltro pure molto grossa, quindi è vicino a una rosa, peraltro nel Gran Paradiso, altra cosa importante. Soprattutto poi sono molto significativi i nomi dei suoi figli, Davide, Samuele e Gioele. Davide, che è il primo dei figli, e il nome dei Rosa Croce, il nome vero dei Rosa Croce è stirpe di Davide. Poi dico, vabbè, vediamo se nel delitto Moro c'è questa benedetta rosa. E per un po' non l'ho trovata, devo dire, sta rosa. Dico, ma nel delitto Moro c'era Blanda, c'era la Renault rossa in cui viene deposto Moro, viene portato il giorno della morte, ma RR sì, ma un po' blanda come collegamento. Invece, se non che un giorno un mio amico, Oscillator, e insieme a Stefania vanno a Via Gaetani dove hanno deposto Moro e dicono ma è al numero 9, c'è cioè il conservatorio di Santa Caterina della Rosa, eccola la Rosa. E i giornali non l'hanno mai detto, chiaramente. Non solo, ma poi dico, ma la via allora di partenza di Moro qual è? Via Mario Fani. E chi è via Mario Fani? Non è nessuno, cioè un soggetto che non ha fatto nulla nella storia tranne perché è morto a 25 anni, povero Ciccio, quindi non ha avuto molto tempo per diventare famoso, però ha avuto modo per farsi intitolare una via e aver fatto cosa? Solamente ha fondato il Circolo di Santa Rosa. Peraltro Mario Fani era un viterbese e la parola di Viterbo è Santa Rosa, appunto. Quindi c'è la rosa in apertura e in finale del delitto Moro. Insomma, per farla breve, la rosa la troveremo, la rosa o il giglio, comunque la simbologia di questa organizzazione dietro a tutti i delitti ci sono nella casistica giudiziaria italiana, perlomeno i più importanti. C'è la rosa rossa nel delitto delle bestie di Satana, c'è la rosa rossa nel delitto di Carmela Rea, c'è la rosa rossa nel delitto di Sara Scazzi, Chiara Campirato, c'è dappertutto, sono sempre loro. A questo punto parte la mia ricerca sulle origini di questa organizzazione, perché vedete a questo punto nasce una domanda spontanea: o siamo completamente impazziti, io, Gabriella, tutti quelli che vedono ste rose dappertutto hanno qualcosa che non va, oppure se il sistema questo è, deve avere le radici, deve agganciare le sue radici in qualcosa, in un fenomeno, in qualcosa che storicamente affonda
le sue radici, ha le sue fondamenta nei secoli passati. Non può essere questo un fenomeno nato 20 anni fa, 30 anni fa. Se è vero che c'è un'organizzazione del genere, se è vero che questo fanno queste organizzazioni, beh, occorre in qualche modo capire dal punto di vista storico cosa succede e cosa è successo. Infatti si scopre cosa? Si scopre che i Rosa Croce, di cui la Rosa Rossa è una filiazione nata ufficialmente nel 1888, sono un'organizzazione che affonda le sue radici fin dagli anni della nascita di Cristo. Per meglio dire, i Rosa Croce sono i precursori della massoneria, sono i Rosa Croce e i Templari che fondano la massoneria moderna nel 1717. I Rosa Croce però nascono da molto prima, sono un'organizzazione a cui apparteneva niente meno che Dante Alighieri, Leonardo, tutti i principali poeti, musicisti della storia dell'umanità. Per quanto riguarda i pittori, penso a Picasso, penso a Botticelli, penso a Giorgione, penso a Michelangelo, penso a tutti questi, pensate a Michelangelo, al David, non a caso, no? Per quanto riguarda la storia, tutti i più grandi personaggi della storia dell'umanità. Nella musica, Beethoven, Mozart, Bach, Mozart nel flauto magico, scopro che mette in musica, infatti, tutto, cioè una parte della simbologia rosacrociana, e infatti capisce che ha esagerato, perché questa organizzazione punisce con la morte chi veicola all'esterno le loro informazioni. Quindi che fa? L'ultima opera che scrive, il Requiem, lo scrive per se stesso perché capisce che l'avrebbero ammazzato, e muore avvelenato. L'avvelenamento, che è la modalità con cui si uccidono nelle loro simbologie i traditori, insieme al suicidio, l'impiccagione, quando le persone vengono trovate impiccate, spesso sono dei traditori dell'organizzazione. Ecco, la cosa infatti più importante che scopro è che Dante Alighieri è considerato il padre di questa organizzazione, cioè loro, nei loro delitti, impregnano la scena del delitto, le modalità esecutive, di simbologia anche dantesca, perché Dante è considerato il padre di questa organizzazione e mette in versi per la prima volta tutti i simboli rosacrociani e tutto il sapere rosacrociano. La Divina Commedia è un'immensa epopea rosacrociana, tant'è che cosa, ci sono tutti i loro simboli, non so, sapete che il viaggio di Dante è un viaggio iniziatico che parte dall'inferno, arriva al paradiso. In paradiso, quando arriva a Dio, arriva nella candida rosa dei beati. Dio sta oltre questa candida rosa, che è il punto d'arrivo del cammino di Dante. E poi il viaggio lo fa prima con Beatrice, poi con Virgilio, anzi prima con Virgilio, poi con Beatrice, e poi alla fine, negli ultimi canti, a Dio ce lo porta chi? Non Beatrice, ma San Bernardo. E San Bernardo è il fondatore della regola templare, il creatore della regola templare, quindi il personaggio più importante del mondo dei templari. Ma la Divina Commedia è un tripudio di simboli, di anche di sapere rosacrociano. E voi pensate che queste cose, che apparentemente non le dicono i libri di letteratura su cui abbiamo studiato a scuola, non li dice quasi nessuno, ma in realtà in certi ambienti, quando uno studia la cultura massonica, l'esoterismo, eccetera, sono date per scontato. C'è un libro di Eliphas Levi, Storia della magia, un libro del 1800, che dice questo: la Divina Commedia è l'opera che per la prima volta mette in versi il sapere rosacrociano e tutti i simboli del rosacroce. Lo dicono nel 1800, lo dicono tutti i libri di magia, di esoterismo, eccetera. Gli unici che non lo sanno sono i... sì, qualcuno dice gli studenti, diciamo la cultura ufficiale. Dante apparteneva infatti a un'organizzazione che si chiama Fedeli d'Amore. Sapete, no? L'amor cortese, tutte queste stronzate che ci hanno insegnato al liceo. Perché stronzate? Perché alcuni di questi fedeli d'amore erano dei gran trombatori, in realtà, cornificavano le mogli a più non posso. E infatti io mi ero sempre domandato al liceo, ma scusate, ma Dante,
Questo, allora, si innamora di Beatrice a 9 anni e la vede qualche minuto, poi dopo 9 anni la rivede, scrive tutto il poema, ci ha permesso un po' per scrivere questo poema, no? Anche perché è talmente perfetto, talmente preciso, ma era sposato con Gemma Donati e la moglie stava lì e diceva: hai finito questo poema in cui parli di sta Beatrice? No, scusa, prepara il pranzo e lasciami finire. Mentre lui cantava questo amore per Beatrice, questa tranquilla, insomma, svolgeva le sue funzioni di moglie. No, io non credo che sia tanto normale una cosa del genere. Scopro infatti che i fedeli d'amore sono un nome dato all'organizzazione segreta a cui apparteneva Dante, un'organizzazione rosacrociana. L'amore era setta, ecco perché alcuni grandi cornificatori erano dei fedeli d'amore e quindi non erano questi amanti della donna angelicata. A parte il fatto che a me il concetto di donna angelicata, questi che cantavano queste cose, mi erano sempre sembrato un branco di dementi, devo dire. Cioè, la cosa che mi stupiva era come nel Novecento, nell'Ottocento si studiassero queste poesie come degli esempi di poesie importanti, belle. Peraltro ce ne fanno studiare alcune, La Vita Nova di Dante, e altre opere, ma non ci fanno studiare tutte le poesie. Se le andate a leggere sono a parte bruttissime, ma poi non ci si capisce niente. Vabbè, comunque, lasciamo perdere questo fatto. Ora mi sono reso conto che, appunto, perché questo fatto, perché i fedeli d'amore appunto erano un'organizzazione rosacrociana, ma i rosacroci nascono ancora prima, ovviamente non nascono con Dante. Dante è il primo che mette in versi la sapienza rosacrociana, i simboli di Rosacroce, ma nascono appunto dall'epoca di Cristo. Scopro sostanzialmente, questo c'è in scritti successivi, scopro che dopo la nascita di Cristo c'è una lotta titanica tra la Chiesa Cattolica, che predomina tra le varie fazioni che si combattevano, diciamo, attorno alla figura di Cristo e che si erigevano a portatrici del messaggio di Cristo. La Chiesa Cattolica prevale su altre fazioni che sono quelle che poi confluiranno nei Rosacroci. In sostanza abbiamo due grosse potenze che nei secoli si combattono e si cominciano a combattere. Da una parte la Chiesa Cattolica, che cerca di arrivare al predominio sia spirituale che temporale. Dall'altro abbiamo i Rosacroci, e poi confluiranno nella massoneria, che per secoli fanno la guerra a questa organizzazione in segreto. Quindi noi abbiamo una cultura ufficiale, che è quella cattolica, quella che ci hanno poi consegnato i libri di storia, la letteratura ufficiale e quant'altro, e una storia, una letteratura, una scienza segreta, che è stata coltivata in segreto nei secoli dai Rosacroci, Templari e poi dalla massoneria. Questo perché? Perché per secoli effettivamente siamo vissuti in uno stato assoluto. Quindi c'erano i sovrani e c'era la Chiesa Cattolica e il dissenso non era ammesso. Chiunque per secoli ha anche provato solo a sostenere la virginità della Madonna veniva messo a rogo. Quindi per coltivare conoscenze diverse e alternative, questi scienziati, poeti, scrittori, eccetera, dovevano farlo in segreto, in versi criptici, come aveva fatto Dante, fingendo quindi di essere cattolici, oppure sotto forma di simbologie, penso ai quadri del Botticelli, del Giorgione, eccetera, quando si tratta di pittori, e nella scienza doveva essere coltivata in segreto dagli alchimisti. Tutto questo perché altrimenti sarebbero stati uccisi, messi a rogo, eccetera. Allora c'è stata questa guerra titanica tra massoneria e Chiesa Cattolica, che ha portato poi la massoneria a abbattere gli stati sovrani e creare le democrazie, apparenti democrazie in realtà, che abbiamo oggi, e ad abbattere il potere della Chiesa Cattolica, che oggi non ha più il primato temporale senz'altro. Però anche dal punto di vista spirituale stanno nascendo nuovi movimenti e la Chiesa Cattolica è sempre più in regresso, perché è stato importato, tra virgolette, sono state importate altre forme di spiritualità, buddismo, induismo e quant'altro. C'è maggiore libertà di pensiero, e questa maggiore libertà di pensiero si deve all'opera della massoneria. Ora, il problema qual è? Il problema è che la massoneria ha fatto tutte le rivoluzioni, ha fatto l'unità d'Italia, hanno in qualche modo voluto le due guerre mondiali, la terza che sta per arrivare, ma l'hanno fatto senza far sapere alla gente, ai cittadini normali, quali erano
qual era la normalità delle cose. Noi quindi abbiamo avuto sostanzialmente due realtà, una quella ufficiale che ci hanno insegnato e un'altra che è quella reale che sta dietro alla realtà ufficiale. Ora aspettate che prendo la scaletta che mi ero fatto per vedere che cosa dei vari episodi o dei vari articoli. Ecco, sì, quindi ecco, il blog è la storia di tutte queste ricerche, la storia delle ricerche sia in campo dei delitti sia nel campo della storia massonica e della storia anche della Chiesa Cattolica. Infatti questa prima edizione del libro si chiama Sistema Massonico della Rosa Rossa. La prossima edizione, che farò fra qualche mese, fra un bel po', non subito, ma comunque quando la rifarò, non la chiamerò sistema massonico, perché il sistema in cui viviamo non è solo massonico, è un sistema che è voluto dalla Chiesa Cattolica insieme alla massoneria, che marciano di comune accordo quasi, nel senso che si fanno anche la guerra, si combattono, ma lasciando all'oscuro dei loro reali intenti i cittadini. Intermezzo, Ci sono poi, troverete in questo libro molti articoli, alcuni più interessanti, alcuni meno, alcuni molto sofferti, che segnano proprio delle tappe importanti della mia vita, e voglio spiegare il perché di alcuni articoli. Ad esempio, in un articolo io spiego come e perché tra le persone che uccidevano nei delitti del mostro di Firenze ci fossero pezzi dello Stato, sì, ma quali? Alcuni sono stati individuati, altri no. Alcuni sono stati dati in pasto alla stampa, ad esempio Francesco Calamandrei, il farmacista di San Casciano, benché assolto nel 2008, comunque è stato processato. Quindi perlomeno si sa ufficialmente che è stato considerato tale. Il giornalista di Panorama, tuttora giornalista, Mario Spezzi, è stato indagato per essere tra gli esecutori e mandanti del mostro di Firenze. 23 giorni di galera o 22 se li è fatti. Poi qualcuno dice che è innocente, qualcuno dice no, ma almeno comunque è una vicenda che in qualche modo si è saputa, quindi il suo nome lo si può quantomeno discutere, poco, ma lo si può discutere. Però pochi sanno che per esempio tra gli assassini c'era il procuratore che faceva le indagini, Piero Luigi Vigna. E allora uno mi dice, ma perché ce l'hai con lui? Ma io non ce l'ho con lui, non lo conosco, in realtà non mi interessa niente di questo magistrato, che era quello che all'epoca faceva l'indagine e poi, finita la vicenda del mostro di Firenze, venne premiato andando a essere capo della direzione investigativa antimafia, quindi il capo nazionale dell'antimafia. Ci sono tanti indizi che conducono a lui, tra i tanti la moglie di Vigna accusò il procuratore dicendo che era lui e morì dopo pochi giorni in un incidente perché venne investita mentre andava in bicicletta. La stessa accusa gliela mosse la moglie del farmacista di San Casciano, Calamandrei, che disse: mio marito, il farmacista, tagliava le parti, le pube, le parti diciamo intime delle vittime, ma era Vigna che sparava, e a lei gli fece un TSO. Il commissario Giuttari, nei suoi libri, nei suoi romanzi, Scarabeo, Le rose nere di Firenze, La loggia degli innocenti, mette, sia pure sotto forma simbolica, come tra i mandanti, quindi indica chiaramente il procuratore capo di Firenze tra i capi, diciamo, come capo della loggia degli innocenti, lo chiamano così. In realtà questi libri, questi romanzi in forma simbolica raccontano quello che lui ha vissuto relativamente al mostro di Firenze. Ci sono insomma una serie di indizi che conducono a lui. Allora perché questo? Questo è uno degli articoli probabilmente più sofferti del libro. Perché? Perché dico, lo dico o non lo dico? Se lo dico vado incontro ai guai, posso essere querelato, mi possono arrestare, possono ammazzarmi, ma quello diciamo era ormai il rischio di vita l'avevo corso quando non sapevo di correrlo, avvertito dalla Carlizzi su come mi dovevo comportare, diciamo ormai l'avevo accettato. E poi c'è anche il rischio di non essere creduti, perché sono cose molto gravi. In realtà sono cose molto importanti e che alla fine ho deciso di dire perché. Perché non è il singolo nome che importa, ma sapere che noi abbiamo avuto, cioè tra gli assassini del mostro di Firenze c'era quello che poi è stato a capo dell'antimafia in Italia, indica il grado di corruzione e di schifo in cui noi siamo.
e indica il grado di corruzione e di schifo in cui versano anche i giornali, i giornalisti, molti dei quali, non la maggior parte, ma molti dei quali consapevoli di tutto questo sistema. E qui ci fu una sfida un po' tra me e Gabriella, perché Gabriella mi disse: tanto non le potrei dire queste cose. E io dissi: senti, a me queste cose mi fanno così incazzare, il modo di dirle le troverò. Quindi magari ci ho messo mesi per dire queste cose, però alla fine le ho dette. Devo dire che il procuratore Vigna neanche mi ha querelato, qualcuno gli ha riportato il mio articolo, ha detto: ma lo sa che c'è un avvocato che scrive queste cose? Così dice: sì, sì, ma per non dargli importanza non lo querelo, sarebbe dargli importanza querelato. In effetti è vero, ha detto una cosa giusta. Perché? Perché che lui era uno degli assassini, quanti lo sanno? 10.000 persone, 20.000 persone, quanti sono i lettori del blog? Sono 55 milioni di italiani. E lui continua a insegnare nelle scuole di polizia, ha scritto libri di recente, ha scritto un libro In nome della giustizia, è uscito l'estate scorsa. Tra l'altro, subito dopo che io avevo pubblicato il mio articolo e avevo fatto una conferenza in cui lo indicavo come l'assassino, questa conferenza che è andata su YouTube, dopo un mese, due, mi trovo sto libro In nome della giustizia, Piero Luigi Vigna. Dico: ma come? Dico: ma sarà una coincidenza? Ma sarà qualche messaggio in codice? Invece l'ho letto e francamente messaggio in codice mi pareva che non ce ne fosse. Allora poi una persona che lo conosce mi ha detto, dice: beh, ti sei accorto che ha pubblicato il tuo libro a ridosso delle cose che dicevi tu? Dico: beh sì, ma è una coincidenza. No, è che sai, non si sapeva quando era il momento giusto, perché come libro non è che proprio dice delle cose tanto importanti, però adesso che tu hai fatto questa pubblicità, almeno, visto che non ti può querelare perché non c'è una lira, almeno becca un po' di soldi dalla vendita del libro, perché qualche copia in più la venderà. E queste sono le soddisfazioni della vita, insomma, cioè combattere questi poteri e fai pure guadagnare dei soldi, insomma. Ma lui non sa chi tu rappresenti. Come? Lui non sa chi tu rappresenti, per questo che non ti può attaccare, perché conoscendo il gioco non sa chi c'è dietro di te. Sì, tu dici questo, può essere una spiegazione. Devo dire che, a proposito di tutti degli articoli, una delle cose più importanti, uno degli articoli più importanti, quello che poi ha segnato forse la svolta, fu l'articolo La massoneria è un Harley Davidson che non mi posso permettere. Perché che feci? Dopo che conobbi tua moglie, mi venne la febbre a 40 per circa 15 giorni. Ma proprio perché, sapete, non è come nei film, che il protagonista gli dico: guarda che ti ammazzeranno, e lui dice: ah sì, adesso mi bevo un drink con gli amici, poi vado a letto e poi domani affronto gli assassini. Non è proprio così che funziona. Quando ti dico una cosa del genere, a me è venuta l'influenza per un bel po'. Oltre ad avere una sciatica della Madonna, che per tutta la vita non ho mai avuto la sciatica, quindi un dolore della Madonna pure alla gamba e alla natica. Beh, qui tua moglie mi dette un consiglio molto importante all'epoca. Disse: il modo migliore per proteggersi è occuparsi di queste cose in modo ufficiale. Se tu ora scompari e fuggi, ti ammazzano. Se tu invece cominci a occuparti in modo ufficiale, cominci a scrivere dei libri, sei più protetto, hanno più difficoltà ad ammazzarti. E io, dopo che uscì da quella conversazione, ero assolutamente sconvolto. Quindi la prima cosa che ho fatto è ho detto: senti, mi devono ammazzare. La cosa che desidero di più è un Harley Davidson. Il modello più caro costava 24.000 euro, ho detto: come vado a comprare quello? Non c'avevo una lira, però sono andato al concessionario e ho detto: guarda, quello l'ha comprata usata, in realtà l'ho pagata 18.000 euro. E mi ha detto, mi ricordo, c'era una mia amica, altre persone, dice: ma le rate? Ma dico: ma che me frega delle rate? Ma questi mi devono ammazzare, io mi ho occupato delle rate. Intanto la prendo, ci comincio a girare, se provi fra qualche mese mi accoppano, cazzi degli eredi, insomma. Questo è. E allora a quel punto però ero preso dalla rabbia, perché dissi: ma come, condannato a morte, come diceva la Carlizzi, come diceva Gabriella, da un procuratore? Io avrei accettato di essere condannato a morte dalla mafia, fa parte del gioco, no? Se fai uno sgarbo a Riina, certamente quello non ti viene a dire bravo, t'ammazza.
stai cercando un pericoloso serial killer, se lo individui forse potrebbe anche venire a cercare di farti fuori. Quello che assolutamente, guardate, non riuscì a digerire era questo fatto che la mia condanna a morte doveva venire da un procuratore che peraltro fa anche il coraggioso, perché ha processato Andreotti, perché fa quello che parla di onestà, addirittura ha scritto un libro, In nome della morale l'ha chiamato. Peraltro, quando uscì da quell'incontro famoso con Gabriella, dissi: ma speriamo che si stia sbagliando, perché non voglio pensare a questo. Quindi ricercai delle notizie sul procuratore Caselli. Quindi che cosa scoprì? Beh, intanto che dopo qualche giorno proprio ci fu il rogo della ThyssenKrupp. Il vigile urbano, il capo dei vigili urbani che doveva andare a testimoniare, fu chiamato dal giudice che canta qui a me Caselli a testimoniare e morì di malore nell'anticamera del giudice Caselli. Dopo tre ore dalla morte, il PM Caselli si è affrettato a dire: è stato, mi ricordo le parole esatte, è stato un triste, tragico malore. Triste, tragico, ho usato questo, è doppio espresso. E poi adesso fra poco vi dico perché me lo ricordo. E io dissi: ma come, senza fare l'autopsia, così ho subito un malore, ma perché deve dichiarare questo? In effetti, mi parve che fu troppo sospetta questa cosa. Dopo qualche giorno, su Il Giornale, pagina 13, una foto che poi pubblicai sul blog, la trovate ancora, accanto alla ThyssenKrupp c'era un'immensa rosa rossa. A quel punto dissi: sì, forse mi pare un indizio che la Carlizzi effettivamente potrebbe aver ragione. E poi, facendo delle ricerche, vidi per esempio come un suo collaboratore poi si suicidò, e lui disse la stessa frase: un triste, tragico incidente, subito dopo che questo si era suicidato, quando invece palesemente invece era un omicidio. Allora capii che purtroppo Gabriella aveva ragione, e quindi scrissi un articolo, dissi: vabbè, se devo crepare i nomi li faccio. Non potevo fare il nome di Caselli all'epoca, perché poteva sembrare che un avvocato pazzo voleva attaccare per motivi politici un procuratore onesto e serio. Allora, adesso lo posso fare, dico il nome, perché ormai sono anni che lavoro in questo campo, quindi molti mi considerano pazzo, ma abbiamo portato parecchie prove di quello che diciamo, documenti a supporto dell'esistenza di questa organizzazione, una serie di argomentazioni, eccetera. Quindi ormai diciamo che il grosso è fatto. All'epoca però ci muovevamo ancora in un campo abbastanza delicato, non riuscivamo a... Temevo, insomma, che facendo il suo nome direttamente sembrava un attacco, ma io non ce l'ho con lui, non ce l'avevo con lui e tuttora non ce l'ho con lui, chiaramente. Semplicemente lui ha fatto il suo lavoro, in qualche modo doveva ammazzarmi, va bene, ha dato l'ordine di ammazzarmi, va bene, fa parte del gioco. Però il grave è che non si sappia che questi soggetti sono questo. E allora io scrissi questo articolo: la massoneria è un Harley Davidson che non mi posso permettere, perché sostanzialmente misi in forma poetica tutto quello che sapevo sulla massoneria. Ho detto: senti, se devo crepare, almeno però vendo cara la pelle, faccio i nomi di alcune persone. E feci quindi anche il nome di Caselli, di Travaglio, di Santoro, perché anche qui Gabriella mi disse una cosa che fu illuminante. Perché quando io venni a sapere che questa condanna a morte veniva da Caselli e che quindi gli omicidi, probabilmente i tentati incidenti, l'aveva commissionati lui, forse, probabilmente, ci fu un momento in cui dissi: scusa, ma come sarebbe un procuratore antimafia che ha tutto questo percorso storico, giudiziario, ma come fa a fare una cosa del genere? Lei mi disse: guarda, è molto semplice. Mi disse una cosa che mi rimase molto impressa e che è molto importante per capire il sistema. Mi disse questo. Disse: scusa Paolo, ma se tu c'hai dei documenti importanti, se tu scopri che un politico importantissimo è un assassino, da chi vai? Da Emilio Fede? Vai da Paolo Liguori? No. Come giornalista andrai da Santoro, andrai da Travaglio. E come magistrato da chi vai? Da, invece alcuni nomi che tanto non vi direbbero niente, quindi non li faccio, da qui, perché sono nomi di persone che hanno insabbiato sempre tutto, quindi non è che sono diventati molto famosi, insomma. Quindi vai da Tizio Caio? No, vai da Caselli, perché è un eroe, perché lui pensi che ti proteggerà.
E se devi andare da un politico, da chi vai? Da Dell'Utri? Da Schifani? Ma no, andrai da Bertinotti, andrai da Veltroni, perché sono persone che danno fiducia. È lì che sei fottuto, è lì che ti ammazzano. E nessuno saprà mai, ricollegherà mai la tua morte al fatto che sei andato a parlare con Travaglio, con Santoro, con Giudice Caselli. Beh, mi venne la febbre per 15 giorni, sì. Perché era una realtà che per me era completamente allucinante e purtroppo negli anni successivi ho scoperto che invece era tutto vero. E tutt'oggi so che è così, ma le cose che dico io non le dico solo io. Le dicono in tanti, sono tanti che scrivono libri, che si occupano di questi aspetti, che hanno fatto inchieste importanti su queste vicende. Purtroppo non appartengono alla letteratura ufficiale, cioè queste persone non vanno su Corriere della Sera, su Repubblica, sui principali TG. Comunque si trovano i libri, penso ai libri di David Icke, di Rissoni, penso ai libri di Katie O'Brien, penso a tanti, tanti autori che si occupano di queste cose. Penso appunto ai libri di Gabriella Carlizzi, che ha scritto quell'opera Il mostro a Firenze, in cui raduna tutti gli articoli più importanti dell'epoca in ordine cronologico e qui dice una serie di cose molto importanti, però nelle librerie normalmente non lo trovate, perché per ordinarlo dovete comunque sapere che esiste, dovete andare sul sito di Gabriella a ordinarlo appositamente, eccetera. Quindi vediamo di portare, diciamo, a conclusione questo discorso, poi magari lasciamo lo spazio alle domande. Tutto avrei immaginato tranne che trovarmi di fronte a un mondo di questo tipo, tutto avrei potuto immaginare la mia vita tranne che di occuparmi di queste cose col blog, di poter scrivere un libro come quello che voi avete qua davanti. E però così è, e quindi adesso la mia domanda più importante è, ad esempio, tra le tante domande, è qual è, diciamo, il segreto più importante che nascondono queste persone e che cosa vogliono ottenere. Questo prevengo una domanda che mi fanno sempre quando parlo di queste cose: ma perché fanno tutti questi delitti? Perché c'è una matrice unica? Se i veri colpevoli sono altri, perché addossano la colpa a Rosa Bazzi, a Olindo Romano, ai ragazzi delle Bestie di Satana, eccetera? Questa è una delle domande che in effetti mi ha più, diciamo, impegnato nella ricerca in questi anni. Allora, devo dire che la risposta è questa: ci sono diversi motivi. Uno però è quello di indurre le masse, i cittadini, a ragionare in un determinato modo. La televisione nient'altro è che un'immensa opera di manipolazione di massa, come diceva giustamente Pasolini, che fu ammazzato infatti per questo e per tante altre cose. Come diceva Pasolini, niente di peggio di quella maledetta televisione. Io la amavo, per devo dire, la televisione fino a qualche anno fa, finché non mi sono reso conto in effetti dei disastri che fa. Senza che ce ne rendiamo conto, infatti, modifica i nostri pensieri e la nostra percezione della realtà. Allora io adesso vi dico che cosa fanno questi delitti, perché si occupano, la televisione si occupa in modo incessante di Sara Scazzi, Chiara Cambirasio, Bestie di Sata, dicendo poi tutt'altre cose rispetto alla realtà. Chi l'ha visto qualche settimana fa ha invitato come esperto dei delitti del mostro di Firenze Mario Spezzi. Esperto sì, era lui che ammazzava insieme a Vigna. Però l'ha invitato come esperto a dire la sua ultima teoria sul mostro di Firenze. Peraltro lui, sempre Mario Spezzi, che fa? È consulente per un film che stanno facendo a Hollywood per la regia di George Clooney è attore, adesso non mi ricordo, insomma, come c'è un ruolo in questo film, credo che sia anche il produttore, The Monster of Florence, e lui è il consulente, certo, lui sa bene come stanno le vicende. Ora, che cosa fanno, dicevo, che cosa vogliono indurre? Modificano la nostra percezione della realtà, perché a furia di vedere la TV, a furia di leggere i giornali, noi siamo tutti convinti che i magistrati non ammazzano, che gli architetti non ammazzano, i commercialisti non ammazzano. Guardate la tipologia di assassini e di assassini soprattutto in questi delitti. Allora, la Franzoni è una casalinga, i Colli di Erba sono uno spazzino e una casalinga,
Michele Misseri è un povero disgraziato con la seconda elementare che non sa neanche spiccicare due parole in croce. L'assassino di Chiara Campirasio ancora non si è trovato. Il mostro di Firenze chi era? Pacciani, Vanni e Lotti. Un contadino di cui il più intelligente era Pacciani, per quello era un uomo abbastanza intelligente. Vanni e Lotti erano dichiarati oligofrenici da una perizia medici, erano sostanzialmente dei dementi, insomma. Lo si vede anche se ci sono i video su YouTube, le dichiarazioni che facevano, come ragionavano. Erika e Omar sono due ragazzetti. Pietro Maso è un altro ragazzetto. Anche Via Bova. La famosa segretaria di Via Bova, dove è stato accusato poi. Di Via Poma? Scusi, Via Poma, sì. Dove è stato accusato poi il portiere. Allora, tutti gli assassini sono tutti persone con la terza media. Oppure disoccupati. Non ci sono tra gli assassini architetti, magistrati, avvocati, commercialisti, preti, che ne so, le categorie diciamo considerate bene nella società. Ma invece non è così. Quando un professore universitario, come è accaduto qualche anno fa, due o tre anni fa a Pisa, ammazza la moglie, professoressa universitaria, a martellate, il professore universitario, tal Giancarlo Seri, non si fa un giorno di galera, perché viene dichiarato infermo di mente, in compenso continua a insegnare all'università, perché i professori universitari non uccidono. Questo è quello che la gente deve pensare. A chi, e le categorie sociali che uccidono? Le categorie sociali che uccidono sono ovviamente a parte diciamo questi che ho detto adesso, insomma, quindi persone tipo casalinghe eccetera, poi sono anche rumeni e albanesi. Beh, ma voi sapete che le statistiche in Italia parlano molto più di italiani che uccidono gli albanesi e i rumeni piuttosto che albanesi che uccidono i rumeni. Ci sono molte donne rumene uccise dagli italiani, ma non vengono nelle statistiche. Ma quando un rumeno si azzarda ad ammazzare un italiano, lì sono dolori. Infatti questo professore universitario ha ammazzato la moglie che era rumena, professoressa universitaria, sì, ma rumena, però nessuno l'ha detto, e questo professore universitario era italiano. L'altra cosa che mi fa morire è il trattamento dei gay. Mi ricordo l'omicidio, che l'abbiamo diciamo, visto insieme con Gabriella qualche anno fa, di un certo Luciano Petrini. Luciano Petrini era un consulente informatico per la Procura, in realtà lavorava per i servizi segreti. Stava facendo una perizia sulla morte del colonnello Ferraro. Colonnello Ferraro che era un colonnello dei servizi segreti, il quale morirà. Lo troveranno morto appeso a un portasciugamani del bagno. Un cristiano alto 1,90 m si uccide appendendosi al portasciugamani. Luciano Petrini sta facendo la perizia dicendo sostanzialmente che quello era un omicidio. Viene sconsigliato, viene avvicinato per cercare di evitare che faccia una perizia del genere, ma lui continua, insiste, viene ucciso, verrà ucciso a colpi di portasciugamano. Luciano Petrini. Cioè lo troveranno morto, ucciso a colpi di portasciugamano, e l'archivieranno, sapete come? Sentite che meraviglia di ragionamento. Non è che vedono il collegamento con la perizia che stava facendo sul colonnello Ferraro morto appeso al portasciugamano, no. Siccome era gay, deducono che l'assassino deve essere il compagno gay, e quindi lo qualificano delitto gay. Ma che c'entra? Qualche tempo fa poi parlai infatti con un magistrato, un PM, che mi disse: ma io non credo a queste tesi complottiste. Questo era purtroppo un mio amico d'infanzia, e quindi mi dissi: ma però scusa, ci sono delle cose un po' particolari, delle morti un po' strane. Sì, ma la realtà spesso è molto più semplice. Dico: sì, ma scusa, ma per esempio la morte di Luciano Petrini, no? Gli ho parlato di. Dico, che significa dire delitto gay a fronte di una morte del genere? Questo mi guarda e fa. Ma lo sai che è vero? Oh, quando c'è un gay di mezzo non troviamo mai l'assassino. Allora io ho capito che questo non avrebbe capito niente, me ne sono andato, ho smesso di discuterci, insomma. Ma che cosa voglio dire con questo? Che la manipolazione mentale che noi subiamo è che siamo di fronte a realtà di questo tipo completamente impreparati, tanto che se qualcuno va anche un magistrato a dire guarda che
un magistrato che non sa queste vicende, un magistrato serio, onesto, magari giovane che fa il magistrato da qualche anno, non gli dice: ma guarda che l'assassino nei delitti del mostro di Firenze era il pubblico ministero, che dice: sì, ma va. Io ho una mia ex ragazza con cui sono rimasto in amicizia dopo parecchi anni, che adesso è in polizia, e per tanti anni mi ha criticato dicendo: tu sei paranoico, sei pazzo. Poi dopo qualche anno, stando in una città dove i delitti di questo tipo ne vede parecchi, ha capito che non è proprio, diciamo, che c'ho ragione io in questo senso. Continua a dire che forse ne vedo un po' troppi di rose in giro, ma comunque ha capito che la realtà non è quella che vedeva lei. Quindi a che cosa servono questi diritti? A manipolarci la mente, a farci credere che la realtà sia in un modo, a farci credere che siamo sicuri quando andiamo in una procura perché non ci succederà niente, che ci proteggono, a farci credere che la polizia e i carabinieri stanno lì per proteggerci. Provate ad andare infatti a fare una denuncia per qualche motivo grave alla polizia o ai carabinieri. Provate a fare un'inchiesta seria. Allora, qui in aula, qui in sala abbiamo, adesso già non lo vedo più, il magistrato Paolo Ferraro, PM della Procura di Roma, e lui infatti per anni ha fatto quello che è il percorso di tutti i giuristi, è il percorso anche mio, perché fino a che non ci ho sbattuto il muso, se non incontravo la Carlizzi non avrei capito tutte queste cose, perlomeno non con questa rapidità, perché la Carlizzi me le fece capire in un giorno. Io in un giorno ribaltai la mia visione della realtà e cominciai a immergermi in una, è come se da un giorno all'altro avessi cambiato vita sostanzialmente. Altrimenti chissà se avrei mai capito. E che cosa succede quindi ai miei colleghi che si imbattono in questi poteri o a un PM come Paolo Ferraro? Succede che quando impattano una realtà di questo tipo dicono: bene, adesso faccio il mio dovere, è una realtà molto grave, ora faccio una denuncia, vado avanti. Quindi in tempo meno di 24 ore si è trovato destituito per infermità mentale. Ma no, non è. Come non è così? No. Allora com'è? Diccelo. Dai, dici tempo. No, di. Com'è? Perché sennò sembra che ho detto una cazzata, scusa, ma a me mi sembra di aver detto più o meno come sono andate le cose. Poi ho un po' semplificato. Vabbè, sì. Sospeso, non sospeso. Niente di tutto questo. Niente. La denuncia ha creato un accerchiamento. I defatti che ho denunciato riguardano probabilmente il gruppo della Rosa Rossa, riguardano un gruppo militare di vertici deviati, certamente collegato a magistrati della Procura di Roma e con una catena di psichiatri deviati e poteri forti che portano anche ad avvocati. E l'accertamento è stato fatto, siccome mi sono mosso un pochino depositando subito una perizia fonica perché ho registrato quello che accadeva in una casa di militari per 6 giorni, non hanno potuto far nulla e mi hanno virgolette circondato, però distruggendo nelle mie spalle la famiglia attraverso lo psichiatra, l'ipnoterapeuta ed esperto di tecniche sospeso, no? Di condizionamento che si chiama Luigi Cancrini. Non hanno potuto fare nulla di tutto questo se non che preparare una sequestro di persone. Nel momento non in cui non hanno fatto nulla, sono sequestrato di persone. Il sequestro di persone è avvenuto a distanza di 9 mesi e non c'è stata alcuna sospensione, anzi dirò di più. Quando hanno inscenato il tentativo per annullare la mia capacità critica e presenza e testimonianza storica rispetto a questi fatti, il procedimento aperto si è tradotto in un nulla, nel senso che è stato archiviato dal CSM. Quando ho fatto la scelta di denunciare tutto, ricostruito l'organizzazione ed ho in mano l'organigramma di questi personaggi, hanno inscenato un nuovo attacco che si è tradotto non in una destituzione ma in una mera sospensione a termine. Qual è il problema loro? Che io, spostandomi da un certo piano a un altro, un po' più politico, ho deciso che non c'era più spazio per fare giustizia dalla parte della giustizia fatta da Rosa Crociani, ma occorreva informare tutto il paese. Al momento c'è uno stallo e questo stallo è tale da rendere un attimino preoccupati per quello che stiamo facendo in tutto il paese. Vabbè, io l'avevo un po' semplificata, ma insomma il concetto mi sembra che ci fosse. Ha impattato questa realtà, gli hanno fatto un culo così. Così può essere corretto. Così è più chiaro. E è stato restituito. È stato? Restituito. Va bene. Va bene, sì. Insomma. La Rosa Rossa mia di un mese fa, incrociata peraltro. Quindi non sappiamo ancora come era finita. Vabbè. Ok, l'altra cosa importante, qui concludo, che queste organizzazioni vogliono ottenere e che ottengono,
è quello di farci vivere in una realtà non solo per quanto riguarda i delitti, per quanto riguarda la considerazione che abbiamo dei professionisti e di queste persone qua, ma è proprio una realtà in ogni campo completamente differente da quella che è. Queste organizzazioni sono detentrici della conoscenza di come funziona al meglio l'essere umano, di quali sono i suoi poteri fisici e psichici, che loro stimolano all'eccesso e fanno arrivare fino al massimo potenziale. E che cosa fanno però? Nascondono alla popolazione, ai cittadini normali, quello che potrebbero fare anche loro per poter star meglio in salute, in benessere fisico, in benessere psichico, eccetera. Questa è la cosa più importante che di cui loro hanno il monopolio. A questo punto direi che come presentazione del libro, cioè come discorso che possiamo concludere qua, possiamo dare spazio alle domande fino alla fine, perché in genere poi questi discorsi danno origine a parecchie domande, insomma. Allora, via, una domanda, vai. Una domanda. Anche il delitto di Omar, cioè il ragazzo di Genova, collegato alla Croce Rossa. Allora, mi chiede se il delitto di Omar è collegato alla Croce Rossa, e non lo so perché non me ne sono occupato. Prima, Erika e Omar. Ah, sì, assolutamente. E come mai, cioè, che... Che poi tutti questi delitti hanno devono in qualche modo rivelare qualcosa? Questi delitti sono commessi in parte appunto perché manipolano la realtà. I codici che loro lasciano in giro. Sì, questi sono i simboli di cui loro non possono fare a meno. Però tanto non vengono visti dalle persone normali. Quindi adesso magari voi che sapete alcune cose, se vi informerete li vedrete, ma tanto siete sempre una minoranza rispetto a 55 milioni di italiani che comunque non li vedranno mai, e quindi loro hanno il controllo di 55 milioni meno qualche migliaio di persone. Non solo però servono a manipolare l'opinione delle persone riguardo a magistrati, avvocati, eccetera, certe categorie di persone, servono poi a distrarre le masse dai reali problemi. Ti propignano cogne, infatti ad esempio Vespa, il giorno in cui Dell'Utri fu condannato per associazione mafiosa, ha mandato il programma di Cogne, ha fatto uno special su Cogne, ne ha fatti circa 27, se non mi ricordo mai, 28, una cosa del genere. Non c'era bisogno di uno speciale in più, forse era più importante parlare della condanna di Dell'Utri per associazione mafiosa, invece ha fatto uno speciale su Cogne. Attualmente si parla di tante cose, non si parla delle cose più importanti, cioè non si parla della crisi finanziaria, perché c'è e come si potrebbe risolvere, non si parla di quello che sta per capitare anche dal punto di vista politico fra qualche mese, peggiorando tutta la situazione sia politica che finanziaria in atto, e non si tratta sostanzialmente di problemi più importanti, si dà lo spazio a credere. Adesso abbiamo in questo momento Bossi, che abbiamo scoperto, ma quale scoperta, che anche Bossi, il figlio di Bossi si appropriava di fondi della Lega e andava in giro in Porsche con i soldi della Lega, ma perché la Porsche non l'avevano mai vista prima. Cioè Bossi chi era non si sapeva, che era un uomo CIA messo su da certi poteri, che si è fatto anche 8 anni senza mai lavorare e raccontando balle alla moglie e venendo su all'improvviso, quando poi diciamo quello che era la persona che guidava il giornale, adesso non mi ricordo come si chiamava il giornale che dirigeva all'epoca, morì in un incidente stradale, lui poi divenne il leader della Lega immediatamente dopo la morte di questo. Tutti questi passaggi si sapevano già, ma improvvisamente l'hanno scoperto. Bossi e Di Pietro, certo, sono uomini CIA che pagati, finanziati da queste, sia dalla massoneria sia dalla CIA. Oggi Bossi che ha fatto? Ha pagato perché si è messo contro il governo Monti, uno dei pochi, con tutti i demeriti che aveva su certi piani, uno dei pochi che comunque ha provato a dire, beh no, senti, mo però stai esagerando, insomma, e quindi ecco fatto che gli hanno confezionato la storia del figlio, insomma. Perché poi Bossi ha fatto i raccordi con Berlusconi? Dove... Bossi in qualche modo doveva scendere a patti. A un certo punto, ad esempio, quando la politica europea andava verso il Trattato di Lisbona e doveva essere votato il Trattato di Lisbona, la Lega, che quindi il trattato che è molto centralizzato e consegna gli Stati europei nelle mani dell'Unione Europea, Bossi ovviamente si opponeva anni prima.
e quindi gli è capitato un ictus, a seguito dell'ictus poi fa quell'intervista famosa in cui dice: che cosa l'ha insegnato questa malattia? Ad essere più ragionevole. Haider, che aveva le stesse idee politiche di Bossi in tema di Unione Europea eccetera, era uno che si opponeva fortemente infatti alla centralizzazione dell'Europa, era uno che puntava molto sul federalismo e ha fatto la fine che ha fatto a Rosenstrasse, nella Via delle Rose, muore. E poi tra l'altro diranno pure che è gay, perché poi bisogna pure macchiarne l'immagine eccetera, no? Vabbè. Volevo sapere, qui abbiamo parlato solo dell'Italia, siccome hai parlato anche di un'ipotetica terza guerra mondiale, quantomeno probabile, quanto tutto quello che succede nel mondo non fa parte di una scacchiera, cioè come se tutto quello che succede nel mondo fosse una casella di una scacchiera, quindi tutto collegato l'uno con l'altro. Certo. E faccio un esempio per poter avere maggiore chiarezza, quanto parlando anche con un amico, il tunnel, il pullman che è andato sul contorno dove sono morti quei 22 bambini, perché poi tra l'altro mi pare che... A Monte Sion non sono morti. Mi pare che anche i numeri, come il 22, oltre alla rosa, 22 e 11, cioè 11 numero primo, i multipli di 11 sono numeri... Sì, sì, sì. Allora volevo sapere a livello mondiale qual è... Ovviamente non è l'Italia così, la nostra è una situazione internazionale, perché una situazione così non può essere solo locale e limitata all'Italia. La massoneria è una forza mondiale. La Chiesa Cattolica è una forza che punta al mondialismo, sono forze che giocano sullo scacchiere del mondo. Insieme a queste due forze che si sono combattute per secoli, ora si inseriscono le società segrete cinesi e la Cina, l'Oriente quindi. Comunque sempre su uno scacchiere internazionale stiamo giocando e comunque sempre stiamo parlando di complotti, tra virgolette, internazionali. E la massoneria rosacrociana è una massoneria mondialista, insomma, e tutti i presidenti degli Stati Uniti sono tutti massoni, i simboli della Rosa Croce stanno anche sul dollaro, no? La piramide massonica, la scritta Novus Ordo Seclorum, ovvero sia il nuovo ordine mondiale, quello verso cui stiamo andando adesso, e così via. Tutti questi simboli stanno già nella moneta da un dollaro e sono propri di ogni nazione, insomma, li troviamo ovunque. Allora sì, tu mi dici se c'è appunto la loggia bianca. Guarda, è una delle ricerche che sto facendo da qualche anno, perché visto che c'è questo marcio da questa parte, ho detto non può essere tutto così, ci deve essere un bilanciamento. Nei miei studi quello che diciamo ho saputo con abbastanza certezza è questo, che i Rosa Croce hanno avuto tre anime, diciamo, una guerriera che poi confluirà nei Templari e fonderà anche una parte della massoneria, una assolutamente pacifica, la cosiddetta massoneria bianca, che voleva assolutamente evitare guerre e morti ad ogni costo, cioè non userebbe mai il delitto, diciamo così. Per secoli hanno marciato a braccetto perché avevano lo stesso scopo, distruggere la Chiesa Cattolica e abolire gli stati assoluti. Raggiunto lo scopo però, quindi verso la fine dell'Ottocento, ha prevalso nettamente la componente nera, tant'è che ai primi del Novecento pare che la componente bianca si sciolga. Perché? Perché a un certo punto venivano individuati e uccisi, venivano eliminati proprio fisicamente, quindi si è sciolto. Dice quello che io considero il più grande esperto in Italia di Rosa Croce, un massone studioso della massoneria, in particolare della Rosa Croce, che è Gianfranco Pecoraro, in arte Carpe Oro, direttore della ex rivista Era. Lui dice che l'ultimo Rosa Croce è stato Aldebaro Romero, un compositore, e uno degli ultimi fu anche Salvador Dalì. E dice che i Rosa Croce ufficialmente si sono sciolti dopo la conferenza di Yalta e oggi non ci sono più. Io non credo che sia così. Da quello che ho visto, in questo dissento da lui, forse più che dissento direi che ci spero che sia così, forse è meglio dire così, mi sembra che invece una componente bianca ci sia, però agiscono con modi diversi, cioè non sono organizzati, altrimenti verrebbero individuati e eliminati in poco tempo, e agiscono con altri metodi più sparpagliati, più
più diffusi, senza appunto un'organizzazione vera e propria, talvolta infiltrandosi in quella nera per arginarne gli sfasci. Io penso ad esempio a Tremonti, che pur facendo parte dell'elite nera, comunque ha spesso detto delle cose molto forti e molto gravi, che chi voleva capire capiva. Diceva, lui disse anni fa a una trasmissione, mi pare, non mi ricordo, San Matrix o da Santoro, disse: questi pazzi illuminati che stanno provocando una crisi finanziaria, e li chiamò proprio così, pazzi illuminati. Gli illuminati sono appunto, diciamo, la massoneria che guida il mondo. E sempre Tremonti anni fa avvertì che stavamo andando verso una crisi finanziaria senza precedenti, disse: attenzione, perché questa crisi sarà peggiore di quella del 29, e chi ha orecchie per intendere intende. Quella del 29 fece migliaia di morti, fece una tragedia, se questa sarà peggio vuol dire che non è ancora arrivata. E lui ci ha avvertito, non è l'unico. Poi ripeto, c'è qualcuno che vuole capire e chi non vuole capire, e quindi però io mi aspetto fra qualche mese un disastro, una disfatta economica di proporzioni epocali, con morti in Italia a go-go. Cioè, non sono io l'unico che se l'aspetta, ma tanti in Europa. E quindi c'è questa massoneria bianca, cioè questi Rosa Croce bianchi, sì. Ci sono anche, poi io li chiamo i Rosa Croce grigi, nel senso che ci sono quelli neri che sono proprio quelli cattivi, no? E che ammazzano senza pietà e si divertono pure così. Poi ci sono quelli che ammazzano solo qualcuno. Allora mi ricordo, parlato con Leo Zagami, massone pentito, illuminato, che scrive Confessione di un illuminato, in cui mette, adesso ha pubblicato il primo volume, sta per pubblicare gli altri due se non lo fanno fuori prima, in cui scrive appunto quelle che sono le sue confessioni. Una volta, parlandoci al telefono, gli dico, lui mi racconta praticamente che insieme ad altre persone della massoneria cercavano di fare pulizia dei massoni, di quelli più criminali, di quelli che secondo loro erano lo sfascio della massoneria, che non seguivano i valori tradizionali della massoneria. Io ho detto: ah beh, quindi avete cercato di fare pulizia. Sì, mi ha detto, però alla fine abbiamo perso, nel senso che ci rendiamo conto, erano troppo potenti, ci siamo sciolti, abbiamo ricostruito delle massonerie per conto nostro. Lui stesso continua a dichiararsi massone, non è fuoriuscito dalla massoneria. Dico: come facevate pulizia? E beh, uccidendoli, mi ha detto. A quel punto io feci una risata proprio a piena pancia, no? Perché dico: ma come, fate pulizia uccidendoli? E lui mi ha risposto bello tranquillo: ma scusa Paolo, che avremmo dovuto fare? Denunciarli alla magistratura? Ma dice: guarda che le leggi le abbiamo create noi massoni per fottere voi persone normali, quindi tra noi i problemi si risolvono ammazzando le persone, mica si risolvono andando alla magistratura. A quel punto gli dico: ma mi fai un esempio, mi fa un nome, vabbè, uno dei vertici del satanismo mondiale, no? Mi ha detto: abbiamo cercato di seppellirlo vivo, però purtroppo ha fiutato la trappola e non si è presentato all'appuntamento. E lì anche mi sono messo a ridere all'idea che dovevamo seppellire vivo questo qua. E questo mi fa: ma scusa Paolo, ma che ci vedi di strano? Voi che ci vedete di strano? Qualcosa? No. Mi sembra assolutamente normale che uno voglia seppellire vivo uno che rompe coglioni. Allora, lui dice: scusa Paolo, ma se tu ti trovassi di fronte, appunto, ripeto, mi fa il nome e cognome di questa persona, che io conosco bene, dice: che fai? Hai la possibilità, se tirai un colpo di pistola salvando centinaia e migliaia di vite, oppure di denunciarlo, di lasciarlo lì, che fai? Vabbè, ci sto ancora pensando, non mi sono mai trovato, però il suo punto di vista, purtroppo, devo dire che riesco a capirlo, non significa che lo applicherei, però capisco il punto di vista di chi dice: non ci sono altri mezzi. Quindi questa massoneria io la chiamo massoneria grigia, perché insomma Zagami mi sembra in buona fede, mi sembra uno che tutto sommato ha intenti puri e nobili, però ogni tanto se qualcuno gli rompe io lo ammazza, insomma, lo ammazzava, sì. O perlomeno ci ha provato, e se riesce viva la gente. Altre domande? Scusa, cosa pensi di scrittori tipo Marco della Luna o altri così, che scrivono tante cose che tu dici, però stranamente con molta cura evitano di fare approfondimenti, citare massoneria? È come se dicessero la parte finale di tutto, la parte insomma conseguenziale, fatti, gli eventi, però evitano sempre di dare l'origine, i motivi,
cioè questo non è un modo un po' per confondere le acque? Sai, allora la domanda che mi ha fatto lui, la ripeto, l'avete sentita tutti? Sì. Ah vabbè, allora posso rispondere senza ripetere la domanda. Guarda, può essere una scelta di campo, cioè nel senso può essere una scelta per dire, dico delle cose importanti, il lavoro di Marco Della Luna è molto importante come diffusione di notizie, di informazioni, scelgo di non parlare di quella parte per cui mi distruggerei tutto il resto. E può essere una scelta di campo, oppure può essere una cosa voluta, io questo non lo so. Alla fine, guarda, io tengo come parametro di riferimento per giudicare il lavoro di una persona, tengo sempre presente la cosa, è utile o no? Sì, allora ok, ben venga, purché non sia falsa. Ad esempio su Travaglio, no? Mi dicono, beh, anche lui non parla mai di massoneria, è buono o malafede. Non è, il problema non è se parla o no di massoneria, sicuramente ne ha conoscenza e sicuramente è in malafede. La domanda è, quello che fa è utile? Dà delle informazioni utili? Qui la risposta è no, perché lui dà delle informazioni anche false. Di conseguenza lì finisce il problema della buona o malafede, indipendentemente dal perché non parla di massoneria, perché non parla di signoraggio. Quindi io credo che sia massone e sia assolutamente in questa parte la massoneria di quella più criminale e più delinquenziale. Lui dice di no, una volta è venuto a Viterbo, nella mia città, dicendo che dire che lui è massone è come dire che insomma, Gesù Cristo è un delinquente, no, non ha detto, non ha usato questa espressione, comunque ha detto che è una cosa assurda, non dire che è massone. Va bene, sarà una cosa assurda, fatto sta che mostra di non sapere cos'è la massoneria e dice una quantità di falsità che lui sa essere tali che non possono essere in buona fede. Quindi necessariamente, come io valuto alla fine il risultato finale del suo lavoro, è un lavoro negativo. Nel caso di Marco Della Luna ho notato che non cita mai la massoneria, non la nomina mai neanche di striscio. Sì. Lo so, evita accuratamente, tuttavia sono libri utili e interessanti e non dicono falsità, perlomeno per quello che io so e che posso percepire, poi magari può darsi che ci siano falsità di cui non mi rendo conto, però comunque quindi il mio giudizio su questa persona è positivo. Però c'è un argomento su cui tutti quanti i vari scrittori, intellettuali fanno fumo, parecchio fumo, questo del signoraggio. Ora la cosa è abbastanza semplice da spiegare. Insomma, una banca invece di mettere la banconota e pagarsi il servizio se la fa pagare quanto è il valore nominale della banconota. Lo capisce pure un bambino. Ma poi è possibile che quando vengono chiamati esperti, professori, persone che denunciano, questo discorso diventa di un complicato che non finisce più. Si parte da un Gossipup ai Rothschild, si passa alla storia del Medioevo e alla fine nessuno l'ha mai capito. Però questi poi passano per coloro che hanno denunciato il fatto. Guarda, ti posso dire una cosa, c'è tra le persone che parlano di queste cose, gli esperti, e particolarmente poi in Italia c'è questo fenomeno, all'estero meno, una diffusa convinzione che più sei complesso e più il tuo pensiero sarà considerato e tenuto in gran conto. Quindi io non lo so se c'è una malafede o no, ma non credo. Talvolta può essere semplicemente, anche perché i libri di Marco Della Luna sono un po' complessi, ma alla fine li si capisce. Certo, cioè, è chiaro, io magari sono abituato a studiare su testi incomprensibili, perché i libri di diritto sono i più incomprensibili che esistano, quindi sono abituato, mi sembrano forse chiari, non so quanto lo siano gli altri. Però è così, molti studiosi purtroppo perdono il dono della chiarezza. E questa è una cosa che c'hanno molte persone purtroppo, lì non lo so poi se è fatta apposta o no. Hai ragione tu, il problema del signoraggio è un problema molto semplice, il problema del debito pubblico. Le banche centrali prestano i soldi allo Stato quando allo Stato gli servono e lo Stato li deve restituire con gli interessi. Non ci vuole un genio per capire che lo Stato non potrà mai restituire questi soldi. Perché? Perché non ci sarà, perché ne deve restituire di più di quelli in circolazione. Quindi come fa a restituirli? È impossibile, il sistema è destinato a implodere. Questa è una banalità. Effettivamente non la dicono così, però forse perché perdono di vista quell'obiettivo. Più uno diventa esperto e più perde. Come quel professore di Terni, come si chiamava? Quello che fece la moneta. Auritide. No, Auritide di Teramo, non di Terni. Di Teramo. Come lui fece delle grandi denunce, si beccò proprio una querela, mi sembra.
però venne pure arrestato, se non ricordo. Fu pure arrestato, però al succo, al crudo, quando uno lo ascoltava, ci trovava tutte le colpe del mondo, però la spiegazione sintetica del fatto è soltanto uno che doveva seguire tutto quanto e avere tutto chiaro, se no ti perdevi sempre in qualche cosa. Lo so, però guarda, io credo che sia proprio un difetto di molti giuristi. Tu non dici che... Di molti giuristi, molti esperti di economia. No, io credo che sia proprio, guarda, un vizio. Io lavoro nel mondo del diritto da anni, ho pubblicato 6 libri di diritto prima di questo, dirigo tuttora riviste giuridiche e mi scontro sempre con questo fenomeno, che il giurista perde il contatto con la realtà, ma questo vale per l'esperto di qualsiasi disciplina, perde il contatto con la realtà e parla parlandosi addosso. Questo non succede invece in Inghilterra, dove se tu leggi una sentenza, anche dall'inglese la capisci, anche il cittadino normale la capisce. Se tu leggi un libro di psicologia in inglese lo capisci ed è sempre chiaro. Se leggi alcuni libri di psicologia italiani non capisci niente, perché penso ai libri di Caro Tenuto, sono incomprensibili. Caro Tenuto è lo psicologo, sono libri incomprensibili dalla prima riga all'ultima. Uno dice ma questo che scrive? Oppure c'è un esoterista famoso tra gli esoteristi, considerato uno degli iniziati del nostro tempo, Massimo Scaligero. Io non capisco proprio niente, dalla prima riga fino all'ultima non capisco niente. Poi ho una laurea, ho una specializzazione, ho scritto vari libri e dico cazzo, ma se non lo capisco io, sì, qualcuno che lo capirà, cioè, ma per chi parla questo? Per sua madre, sua nonna? No, per la nonna, cioè, per 3 persone parlerà, perché uno deve parlare a un linguaggio comprensibile a chiunque. Eppure è tipico dell'italiano colto che parla senza farsi capire. E ripeto, però non c'è, è un fenomeno, non c'è all'estero. Io sempre nel diritto, mi ha raccontato un professore di diritto cileno che prendono dei libri italiani e li traducono, ma dice alcuni sono incomprensibili, non è possibile proprio riuscire a capire cosa dicono, in particolare il diritto amministrativo è una materia in cui tu quando uno straniero prende i nostri libri non si capisce niente. Scusa, un'ultima cosa, John Cleese cosa pensa? John Cleese, sì, quello Stefano Anelli, quello che è stato ucciso con una balestra, anzi che si è ucciso, dicono, con una balestra. Sì, no, questa è bella. Allora, questo tizio John Cleaves, allora questo Stefano Anelli con lo pseudonimo John Cleaves parlava delle cose di cui parliamo noi, quindi sostanzialmente poi si occupava molto dei servizi segreti americani, quindi dell'ingerenza della CIA in Italia, eccetera. E un bel giorno prima uccide con una balestra la nipote avvocato, e poi si uccide con la stessa balestra in macchina. Ora però, se tu vedi le foto dell'auto, c'è un buco sul finestrino. Come ha fatto a fare sto buco? O era Mr. Fantastic che ha messo il braccio fuori e ha tirato con la balestra da fuori, oppure non si capisce come ha fatto. L'auto più veloce del mondo che prima si spara e poi entra in macchina, poi con una balestra. Cioè, sicuro. Beh, è chiaro che l'hanno ammazzato, io non ho però ancora capito il significato della balestra, volevo farci un articolo, però dal punto di vista simbolico mi sfugge il significato di questa balestra e perché l'hanno ucciso in questo modo. Boh, ci deve essere, perché un motivo c'è sempre per quello che fanno. Poi c'è anche un logo simbolico, il logo del ritrovamento, la data, vabbè, per chiunque sia esperto di simbologia questo è chiaro. La cosa che però mi è sfuggita sempre è la balestra, e quindi non ci ho mai fatto un articolo perché non avrei saputo poi bene che dire sull'aspetto più importante, però che sia stato ammazzato è palese, insomma. Perché era sullo stemma di San Marino? No, perché è molto legato a San Marino. Non lo so, ci penserò. Potrebbe essere legato a qualcosa di un passato che forse ha anche a che fare con le rose. La balestra? Vabbè, non lo so, ci penserò, insomma, vediamo un po'. Se qualcuno c'ha l'idea me la mandi via mail, no? Magari la riapriamo questo discorso di John Cleese. Però tanti mi hanno chiesto qualcosa ma non ho mai saputo che dire. Altre domande? Sì. Aspetta, ho alzato la mano prima, quello là in fondo, dimmi. Cosa e quanto la distanza dalle analisi di Maurizio Brondelli? Parte l'oggetto per 2 ricerche che sono, diciamo, più i diritti seriali. Guarda, Maurizio Brondelli l'ho conosciuto personalmente, l'ho frequentato, mi distanzia tutto, quindi qui chiudiamo il discorso perché non ne voglio neanche parlare. Perché l'ho frequentato, ci sono andato a cena tante volte, l'ho frequentato a sufficienza da poter dire che non voglio neanche sentir parlare di questa persona. Cioè, non condividi le tue
possono iscrivere. Lasciamo per, c'è un giudizio solo personale, quindi le cose che dice a volte sono anche corrette, per carità, però qui si chiude. E allora però comunque che rapporto c'è, visto che la, dire, gli eventi economici contemporanei sembrano seguire più un disegno globalista della massoneria legata ai Rothschild e ai Rockefeller con la massoneria rosacruciana, quindi tra virgolette cristiana? No, io credo che i Rothschild e i Rockefeller siano parte della Rosa Rossa, non solo Rothschild significa scudo rosso, ma guarda, sono le due famiglie più potenti, Rothschild e Rockefeller, RR, c'è la doppia R della Rosa Rossa, non c'è, cioè il Rosa Croce, l'elite rosacrociana è costituita da Rothschild e Rockefeller, secondo me. In questo poi non c'è differenza rispetto a quello che dice Blondet, però vabbè, ripeto, lasciamo perdere che di Blondet siamo in cazzo. Certo. In cui vediamo proprio violenza sui bambini in un ambiente fatto di persone in vista e tutto è diviso secondo i gerontanteschi. Allora diciamo una cosa, parto da una cosa un po' diversa, però rispondo anche a quello che mi hai detto. Secondo me Pasolini è stato ucciso per il film Salò e le 120 giornate di Sodoma, in cui lui descrive la realtà. Non Petrolio. Anche, sai, non è che delle volte non, quando uno sta esagerando, lui lì ha dato il massimo. Petrolio non gliel'hanno fatto finire lì dove parlava della morte di Mattei. E Salò e le 120 giornate di Sodoma è un film esplicitissimo, un film disgustoso che io non sono mai riuscito a vedere. Io quando non conoscevo Pasolini pensavo questo è matto. Cioè, perché una persona così è completamente pazza. Invece non è pazzo, lui stava mettendo al cinema la realtà. La realtà pure molto più blanda di com'è veramente, perché non avrebbe potuto far vedere veramente quello che succedeva. Infatti lui in un'intervista, poco prima di morire, dirà ma la politica gli domandano, è cannibalismo? Sì, sia dal punto di vista metaforico sia dal punto di vista reale. Perché effettivamente è vero, molti politici commettono questi atti di cannibalismo, cioè mangiano proprio, in senso non metaforico ma reale, i bambini o delle volte anche altri esseri umani. Abbiamo messo online, infatti, c'è sul libro, infatti in questo qua ci sono, delle testimonianze di sopravvissuti a queste stragi. Qual è il motivo? Il motivo lo indica chiaramente uno dei padri della Rosa Rossa, cioè uno di quei personaggi che ha scritto libri di esoterismo a cui la Rosa Rossa si ispira, che è Aleister Crowley, il quale scrive nel libro Magic e anche in altri che il sacrificio di un bambino, la morte di un bambino è quella che sprigiona le energie più pure di cui questa organizzazione si deve appropriare. Lo scrive chiaramente. Infatti vedete qui, adesso parlo a Paolo Ferraro tra me e lui, ma comunque in un dialogo aperto. Spesso ci si rimprovera a me, avvocato, dice, ma le prove, e parlando processualmente, le prove, ma cazzo, la scrivo nero su bianco, basta andare a prendere il libro e leggerlo, c'è scritto, ammazzate i bambini che sono gli esseri che più puri, le cui energie vengono prelevate. Poi ci dicono, vogliamo le prove ci sono, basta saperle trovare, leggere e andarle a prendere. È chiaro che se tu non sai che le vai a prendere in una libreria e le metti poi anche tra l'altro a disposizione di tutti, infatti loro dicono, e sapete che è una regola generale quella che per nascondere una cosa la cosa migliore è metterla davanti agli occhi di tutti, ecco, quindi nulla di meglio che mettere queste prove a portata di chiunque in qualsiasi libreria un po' fornita dei testi esoterici. Trovate tutti i testi di Crowley, i testi del fondatore della Rosa Rossa, Arthur Edgar Wright, vai. È un'affettuosa polemica tra me e Paolo,
Io non condivido affatto quello che ha detto adesso. Ah, no, è di nuovo. Nel senso che in realtà, ad esempio, avere le prove audio di una setta esoterica con la presenza di una bambina e una donna che dice stracci da passare e un rumore di un macchinario non è uno scherzo. Io questo sto mettendo in rete. E quello che critico è il culturalismo, cioè ringraziando questo enorme lavoro culturale che ti fa un grande onore dal punto di vista intellettuale e ringraziando tutti coloro i quali elaborano conoscenze e le trasmettono, se c'è un difetto è la non verificabilità. E cioè il metodo culturale è un metodo di descrizione di fenomeni, non i fatti, ma il fatto viene raccontato. Un metodo completamente diverso, che è frutto ovviamente della mia storia, è quello che io chiamo metodo logico, induttivo, concreto, e cioè non di portare la narrazione di un fatto, ma, per un caso della storia, fare sentire l'audio incontrovertibile sul fatto. E nel caso mio, ad esempio, portare la persona che ha visto due rose incrociate sullo zerbino davanti a casa solo 20 giorni fa, e ti sei scordato di dirlo, che me l'hanno regalate. Cioè, abbiamo un potere di prova, un potere di dimostrazione che non è solo storico, culturale e politico, ma possiamo tranquillamente trapiantare il metodo d'accertamento dell'intelligence e giudiziario e portarlo al paese. Perché se il paese sente una donna che viene nominata con la frase "Ah, Bedelta, dai", che è un tipico comando sintetico vocale monarch, in un contesto in cui ci stanno bambini e immaginate quello che succede, il paese può inorridire, può tapparsi le orecchie, ma quello rimane un dato. Non è più il racconto di un rituale, non è più il racconto di una tecnica, è la prova insuperabile. Quindi il metodo logico induttivo concreto vince alla lunga, e loro lo temono tremendamente. Lo temono come temono anche in parte il lavoro di Paolo, che non è assorbibile completamente, tant'è che ha creato questa cosa meravigliosa che c'è stasera qui. E quindi grazie da parte di tutti. Poi c'è un'altra critica, e questa invece è storico-politica. Non è vero che solo il narrare scientificamente, culturalmente o metodologicamente in varie forme basti. Io sono, come dire, una tradizione anche oltre che magistrale, non si sente quando parlo. Signori, si deve passare dall'analisi, dal racconto, al metodo concreto, alla proposta e alla capacità anche di organizzare l'informazione rompendo i ghetti, rompendo le cerchie, ma anche traducendo questo in un progetto. Questo si fa sommando sì i lavori culturali, ma saltando dal lavoro culturale all'organizzazione. La parola politica, senza la P maiuscola, senza il K, ha un grande senso storico. Quello che stiamo cercando di fare, usufruendo di questo enorme lavoro culturale, che è il background che ha consentito anche a me di poter arrivare e trapiantare il metodo che mi porto alla mia professione, è quello di riuscire a diventare non solo da narratori, non solo entomologi o biologi che descrivono le regole e le leggi del mondo come se fossero un dato oggettivo e ineluttabile, ma soprattutto studiare come rompere quegli equilibri, quali contraddizioni mettere, conoscendo anche le dinamiche interne, visto che le conosci io di meno, ma tradurre questo in un progetto, perché far capire al paese che esistono queste dinamiche di potere superiori non è così impossibile. Io ho tentato di dire a tutti quanti, è morto il complottismo, viva il complottismo, non esiste più. Abbiamo prove storiche, prove concrete, un magistrato che è passato a dire cose che sono probabili con le orecchie, e ci sta un lavoro grosso culturale che sta tirando fuori varie cose. Santa miseria, questo paese ha di fronte il piccolo portafoglio e il grande portafoglio, Berlusconi e Monti, Monti e Tremonti, quattro Monti messi insieme, ma più chiaro di così. Ecco perché questo lavoro, dico sempre a Paolo, ed è questo l'altro oggetto della polemica, deve fare un salto in più, deve diventare teoria della distruzione degli equilibri e dei poteri forti, teoria e pratica della rottura dei meccanismi delle massonerie, che poi sono fatti così, no? A gradi, fino al ventesimo grado non sanno un cavolo di come fanno gli altri, giustamente. E deve diventare anche progetto politico ambizioso. Quindi il mio invito è: non facciamo di questo enorme, importantissimo lavoro culturale una dissertazione fra intellettuali interessati, rendiamolo anche operativo.
Questo è il concetto di intellettuale organico, quindi a te che sei un grande intellettuale dico organicizziamoci, perché è il momento e possiamo farlo perché sta crescendo la coscienza di questo paese. Ok, altre domande? Chi? Qualcuno? Dimmi. Guarda, ci sono centinaia di obbedienze massoniche, credo che solo in Italia siano oltre 100, no? Ma nel mondo sono molte di più. Inoltre dobbiamo considerare quelle segrete, quelle che non sono comunque neanche conosciute, e ce ne sono tante. Io ogni giorno ne sento qualcuna di nuovo. La matrice io credo che sia, dal punto di vista simbolico, culturale, dei riti che usano, Rosa Crociana. Se poi si definiscono in un altro modo, ma... Guarda, io direi che poi alla fine la definizione, il nome preciso, non è che conta molto. No, fino a per secoli la massoneria è stata la parte migliore del paese. Cioè, adesso purtroppo è prevalsa il ramo deviato, diciamo. Sì. Per lo meno quelle più potenti sono di origine rosacrociana, poi ce ne saranno altre che magari l'Ordo Templi Orientis è comunque sempre a matrice rosacrociana, comunque l'Ordo Templi Orientis viene dai Templari, ma i Templari e Rosa Croce sono strettamente uniti. I Templari sono l'ala militare dei Rosa Croce, che sono l'ala civile. Dante Alighieri era sia un Templare al 18° grado di Cavaliere Kadosh, ma sia un Rosa Croce. Altre domande? C'era, dimmi. Aspetta che c'era lì dietro un'altra persona che... Dimmi. Hanno altri simboli, cioè io in Germania adesso non conosco bene i simboli della Germania. Da noi è vero quello che dici, la stella a 5 punte massonica sta negli stemmi delle procure della Repubblica, negli stemmi ufficiali della Repubblica Italiana. Le Brigate Rosse, guarda un po', usano la stella a 5 punte scritta nel cerchio, cioè lo stesso simbolo della Repubblica Italiana. Era palese che le Brigate Rosse erano un'emanazione dello Stato, no? Della stessa massoneria, dal punto di vista simbolico. Però ok, questa è la prima parte del tuo discorso. Io dell'estero so meno perché li conosco meno. Io però so che quando vado in Germania simboli massonici ne vedo a go-go, anzi li vedo molto più evidenti che da noi. Vado in comuni per i paesi, trovo tutte piramidi, un paesino vicino alla città dove abita mia sorella, per esempio la casa del sindaco c'ha la cazzuola, il compasso, la squadra, tutto sopra la porta. Sì, ma quello è il palazzo comunale, cioè il palazzo... No, dove... il palazzo pigliato. Ah, ok. Sì, ma stanno dappertutto. Io credo che sia così ovunque. Talvolta magari non li vediamo noi, oppure ci sembrano meno evidenti, ma comunque in America sul dollaro le hanno messi proprio papari papari lì. Parlando di Dante, adesso vogliono abolire lo studio della Divina Commedia di scuole. Sappiamo questo gruppo che esce al 96-10. Sì, vogliono abolire lo studio di Dante. Io non so se poi sarà vero o no, credo di no, che alla fine non ce la faranno. Però è certo, comunque l'idea c'è, perché
Perché il problema è che fino adesso hanno tenuto all'oscuro le masse di tutte queste cose, era facile. Oggi è più difficile perché con internet in particolare, quando tu senti uno Rosa Croce, dici, boh, ma chi sono? Basta che però digi Rosa Croce su internet, ti viene fuori di tutto. Io penso fino a 20 anni fa, se avessi mi fossi imbattuto negli stessi poteri, nelle stesse cose, ma dove avrei trovato tutte queste informazioni? Non avrei proprio potuto trovarle. Adesso invece con una rapidità incredibile si riescono a reperire una quantità di informazioni notevoli. Quindi aumenta la possibilità di conoscenza e aumenta la conoscenza effettiva dal punto di vista quantitativo e qualitativo, no? Complessivamente, quindi loro la devono abbassare da altre parti. Cioè non possono far sì che ci sia un progresso continuo. Per un progresso da una parte loro devono abbattere da qualche altra parte, perché altrimenti prima o poi il sistema gli implode. Hanno sempre fatto così, infatti non a caso la scuola in questi ultimi decenni è sempre peggiorata. Quindi si studia sempre meno, si impara sempre di meno. Perché? Perché d'altro canto ci sono altre più possibilità in altri campi. Altre domande? Di. Poi ti faccio riparlare, visto che dimmi di tu. Ricollegandomi alla domanda precedente, che differenza c'è tra il rito scozzese, il rito bavarese, non so quanti altri esistono? Seconda domanda. Come mai in questo periodo e contesto storico c'è un'esplosione nel mondo artistico, musicale piuttosto che cinematografico, eccetera, a voler manifestare continuamente il simbolismo esoterico, che per definizione se esoterico deve essere per pochi? Allora, intanto il manifestare i simboli all'esterno è sempre stato di tutte le epoche. Cioè c'è in tutte le manifestazioni artistiche, anche del passato, non solo del presente. Perché le manifestano all'esterno? Perché non potrebbero fare diversamente, in quanto da una parte il simbolo serve per comunicare tra di loro e per far capire a chi deve capire. Inoltre ha una forza di tipo esoterico, secondo loro ha un diciamo, il simbolo porta a una modificazione nel mondo materiale, nella realtà. Se non ci fosse quel simbolo non ci sarebbe quella modificazione nel mondo materiale. Il delitto di Erba, uno dice, ma lo potrebbero far fare invece da Rosa Bazzi, che dopo un po' diventa evidente come firma, lo fanno fare da uno che si chiama un altro nome. No, perché è fatto da uno con un altro nome, c'ha tutto un altro significato e per loro ha tutto un altro tipo di conseguenze, proprio dal punto di vista della realtà materiale che loro vogliono modificare. Quindi non possono che comportarsi così. Poi quando mi dicono, ma questi simboli sono sempre più evidenti, come ho detto prima, la verità è che sono evidenti solo a pochi, perché comunque la maggior parte della gente non li vede. Quindi da questo punto di vista loro non è che temono che qualcuno ne possa venire a conoscenza. Altra domanda? Poi casomai la ripeto la domanda, no? Non ho capito, non sento. Mi ha chiesto, si può provare a censurare in qualche modo di siti, in modo di... Credo ci siamo gli attori, ma comunque le devo dire grazie, perché da quando ho cominciato a caricare il blog, anche come funziona il sistema, che è stato curato, posso anche offrirmi gratuitamente, sì, perché hanno fatto il lavoro. Ma comunque c'è una relazione. Io ho aperto una paura in questo momento da parte di chi gestisce il potere, anche dal fatto che le persone si stanno informando, anche se molto lentamente, però si stanno informando. Guarda, che queste persone abbiano paura, a me mi dispiace dirlo, ma mi sembra che sarebbe bello pensarlo, ma non... Secondo me qualcosa, qualcuno pensa sì che hanno paura, ma io penso di no. Penso casomai che si divertano molto. Io per esempio penso spesso a tutte le notizie che do sul blog, tutto, ma mi possono temere davvero. Questi qui diranno, oh, vediamo un po' oggi sto Franceschetti che dice, però, ma dai, stavolta ci ha beccato. No, guarda la cazzata. Ragazzi, qua bisogna dargli qualche informazione in più, sennò ci annoiamo. Cioè questi così fanno, insomma.
cioè ci giocano credo con la maggior parte delle persone che questi abbiano paura. Non paura, però secondo me hanno giudato che c'è un germe, non c'è qualcosa. Sicuramente temono l'informazione, questo sì, e infatti cercano di da qualche parte di calmierarla. Ad esempio penso a un senatore che ha l'ossessione di Inter, no? Il senatore D'Alia, che infatti quando parla sempre di questa libertà nel web che è troppa, perché bisogna evitare che la gente nel web commetta delitti, perché è uno che proprio si vede che ha l'ansia che le informazioni vengano date. È uno che infatti qualche anno fa ha fatto una proposta di, che poi per fortuna non è passata, in cui sostanzialmente voleva mettere il bavaglio ai blog, ai siti internet, dicendo che il ministero poteva chiudere a suo comando, cioè semplicemente se un blog sostanzialmente rompeva i coglioni potevano chiuderlo in poche ore senza quindi un provvedimento della magistratura, così arbitrariamente. Non gli è passato, ma prima o poi penso che potrebbe anche passare. Insomma, altro senatore Fiano e la Nierstein, loro come? Con la Nierstein e con Fiano, vedete, loro tre sono loro. Vogliono bavagliare il verbo Fiammetta al mio resta. Sì. Allora, forse c'è una domanda lì, ma penso che poi dobbiamo cominciare il concerto, vero? Quindi, un'ultima domanda, dico. Uno, se ci sono nuovi segnali o simboli per l'eventualità del famoso blackout, parlare anche di un'altra. E secondo, a livello politico, visto che sia tutti maloperati, avete partecipato pure a tradizioni radiofoniche, alle prossime elezioni bisogna votare forza nuova. Guarda, allora, prima domanda, blackout, se ci sono segnali o simboli. Beh, c'è un rapporto della Commissione Europea che è stato divulgato qualche giorno fa che parla di un possibile blackout. Quando c'è un rapporto ufficiale della Comunità Europea io dico che ormai ci siamo, quindi non credo che si possa dubitare del fatto che questo benedetto blackout ci sarà, anche perché io credo che queste merde che cosa vogliono fare? Hanno dato il, diciamo, c'è stato questo rapporto della Commissione Europea, ne ha parlato il Sole 24 Ore, ne ha parlato la Repubblica, Corriere della Sera, eccetera, quindi poi diranno ma noi l'abbiamo detto, quindi loro avranno la coscienza a posto, non si potrà dire che l'hanno nascosto, e a certe persone questa spiegazione andrà bene, quindi io credo che comunque sì, ci siamo, i segnali sono questi, cioè appunto un documento ufficiale della comunità. L'altra cosa, dici, in politica bisogna votare forza nuova, no, che cosa bisogna votare non lo so, ma qua poi io e Paolo siamo su due posizioni completamente differenti, per me la politica non esiste, non deve esistere, non è la soluzione ma è anzi il problema, lui dice invece io ci credo, ma qui siamo totalmente in disaccordo. Scusa, Carmen, quando c'era tua moglie in vita mi scornavo e lei era il mio problema, adesso ho Paolo Ferraro e Solange, cioè ce l'ho sempre. È meglio Solange il mio problema. Vi do due informazioni che non dovevo dare. La prima è che varie aree, loro sono partiti, io non ho ragione logica partitica, ragione logica di intellettuale collettivo, si stanno saldando, e cioè c'è un dialogo molto fitto e proficuo che passa trasversalmente, contrapponendosi al mondo dei poteri forti, e supera il concetto di sinistra e destra in concreto. Ci sono state già alcune riunioni. Il 5 maggio 40 associazioni si vedranno a Roma e il 25 un numero uguale. La possibilità che esista un fronte non identitario, forse no, ha una sua identità, no? Alcune cose sono cattolici dei febbriani, hanno alcune idee sull'immigrazione, ma sono antimassonici contro i poteri forti e per un'economia e un'idea di società che io condivido. Poi ci stanno gruppi marziani, gruppi cristiano-sociali, associazioni culturali, c'è un'idea di social-fascismo che in qualche modo può essere recuperata in un discorso di dialogo aperto, c'è un'idea di socialismo, in buona sostanza tutte queste idee diventano un fatto concreto. Il problema sarà ottenere la libertà di espressione democratica di questa realtà, perché se questa realtà si salda e diventa trasversalmente la contrapposizione a loro uniti, il paese potrà scegliere fra le caste e un'alternativa. Se mai succedesse questo, e io sto lavorando indefessamente a questo scopo, e per questo penso che mi fermeranno, le modi che le dolorose crociate possono indicare, e ci sarà da votare non un'identità, ma un polo.
il polo della democrazia, del popolo e dei valori contro i poteri forti, e se riesce questa operazione, che è la prima volta che viene fatta nella storia, probabilmente a Paolo Franceschetti gli daremo il Ministero della Cultura. Vabbè, io direi che possiamo... Perché comunque sono gli unici che dicono la verità apertamente, in radio, se senti altre radio, non solo parla dei temi, tu parla di quel caso. Sì, sì, lo so. Lo so, io la mia personale opinione è che la politica sia il loro terreno d'elezione. Andare a combattere sulla politica è come andare contro la CIA con una fionda, però vabbè, questa è la mia personale opinione. Loro campo, loro ti portano nel campo. Sì, bisogna combattere in un altro campo. Il fatto che Franceschetti ha evidenziato, quindi è studiato che lo useranno come scusa per il blackout. Penso, sì. Voluto anche solo perché per evitare il blackout basterebbe avvertire prima, e dice ma non lo facciamo perché non creare il panico. Ma scusa, il panico lo crea, cioè comunque tu lo devi creare, allora avverti 3 mesi prima, la gente andrà a svuotare i supermercati si riempiranno, tra l'altro siamo in un periodo di crisi economica, quindi tra l'altro molte imprese si risolleverebbero pure con lo svuotamento dei supermercati e rimettendo di nuovo poi la merce, anche perché certo se lo dirai 3 giorni prima è chiaro che si provoca il panico. Beh, questo non te lo so dire perché non... io per esempio avevo sentito parlare del blackout a fine 2012, poi ho sentito parlare di un'anticipazione a settembre, addirittura qualcuno dice maggio, ma io non lo so, poi tolgo la corrente in tutta Europa e in America, per forse tutto il mondo, per 3 settimane. Come facciamo? Se uno va a abitare in campagna, in paesi piccoli è a posto, il casino sarà chi abita a Roma, a Milano, a Torino, infatti loro i casini vogliono creare nelle città, non nei paesi, insomma. Vabbè, grazie a tutti.